vita, mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io voglio, va partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio, va partigiano, tu mi devi sentire. Qualche mese fa, un direttivo regionale della SIOM, io dissi che avrei chiesto ad Aldo Tortorella un contributo per fare una discussione sui temi che ci riguardano più direttamente. In particolare ho chiesto a Tortorella, attraverso uno scritto che gli ho mandato, di spiegarci, in base alla sua esperienza, quali sono i problemi che in qualche modo hanno contraddistinto la storia del movimento operaio italiano, direi anche torinese, piemontese. Perché avverto un'esigenza. L'esigenza qual è? È che la mia generazione ha avuto ancora il privilegio di fare riferimento a una cultura politica che riguardava in particolare la sinistra storica italiana. Avverto un problema, nel senso che le generazioni successive alla mia rischiano di non avere più nessun punto di riferimento. Noi un orizzonte politico ce l'avamo nella testa. Forse la mia è l'ultima generazione che ha potuto in qualche modo misurarsi con quel tipo di cultura. Quindi qual è la mia preoccupazione, la preoccupazione più in generale del gruppo dirigente della FIOM, che mi sento appunto di interpretare? La preoccupazione è che si rompa quella memoria. Se si rompe quella memoria, noi siamo senza identità dal mio punto di vista. E un'organizzazione senza identità non ha molto futuro. Ora non mi interessa, non ci può interessare una semplice rievocazione cronologica, come ti ho scritto, dei fatti, perché sarebbe davvero troppo complesso, parliamo di cent'anni di storia, insomma. Però penso che un punto di riferimento possa essere quello, intanto, del rapporto che in qualche modo è del contributo che un uomo di importante per la nostra storia, cioè Antonio Gramsci, ha dato nei confronti di tutto il movimento operaio, in particolare quello italiano. Il rapporto con che cosa? Io penso che la FIOM è il prodotto di culture politiche molto profonde, e cioè appunto della cultura politica del Partito Comunista di allora e del Partito Socialista appunto di allora. Quindi un intreccio fra appunto due culture ben precise, con un'anomalia che è quella di Antonio Gramsci, che rispetto a diciamo così, i dogmi dell'inizio del secolo in qualche modo ha introdotto concetti che secondo me forse vale la pena, anche se in maniera sintetica, tentare di spiegare. E ovviamente poi c'è un secolo di dietro le nostre spalle, che è contraddistinto da rapporti difficili fra sindacato e partito. Non è vero che i rapporti fra sindacato e partito sono stati lineari e semplici, anzi devo dire che se uno fa un minimo di memoria, posso dire che i rapporti, posso dire, così lo dice la storia, i rapporti fra Di Vittorio e Di Togliatti non sono stati semplici, i rapporti fra Luciano Lama e Berlinguer non sono stati semplici, anzi, penso quindi che valga la pena che Tortorella ci stimoli, perché penso che noi dobbiamo tentare di avere delle sedi informali, parlo informali, che in qualche modo ci consentono una discussione libera senza il vincolo della formalità delle riunioni formali, appunto, i direttivi, eccetera, dove in qualche modo siamo un po' tutti, come dire, costretti
a una discussione che tiene conto appunto di indicazioni generali, eccetera. Mentre qui possiamo fare una discussione assolutamente libera. E devo dire anche una discussione che abbia anche una funzione un po' pedagogica, perché come dicevo prima, noi rischiamo davvero di perdere la memoria rispetto a quello che siamo stati. Ovviamente non, dentro questo non c'è un tentativo di ripercorrere la nostra storia dal punto di vista accademico. Cerchiamo degli stimoli, poi ognuno di questi stimoli ne fa poi soggettivamente quello che crede meglio opportuno, perché francamente la mia generazione, la nostra generazione è cresciuta così, sentendo la discussione, poi da solo ti cercavi i libri, cercavi di approfondire e in qualche modo di formavi. Ora quella era l'acqua in cui nuotavamo ancora noi, quest'acqua non c'è più. Allora io penso che una personalità come quella di Tortorella possa fare un'analisi di questo tipo, darci una mano, aggiornandola ovviamente ai temi di oggi. E i temi di oggi secondo me ci dicono alcune cose, ma davvero mi limito ai titoli. È che noi siamo davvero di fronte alla crisi della sinistra, aggiungo, della crisi dei suoi gruppi dirigenti, di tutti i gruppi dirigenti. Penso che ci sia una crisi della CGIL, una nostra crisi, e penso che davvero in questa situazione davvero ricreare una prospettiva è veramente molto, molto difficile. Però io penso che Tortorella, nelle cose che ha già scritto, abbia indicato in qualche modo delle traiettorie possibili, degli spiragli possibili. E cioè quello di non avere un'analisi dogmatica della realtà, un po', diciamo, statica, ma di vedere le contraddizioni che si aprono. E conclusivamente mi viene di dire che spesse volte la sinistra ha commesso un errore. Qual è stato? Quello di predicare una fine imminente del capitalismo. Il capitalismo si è sempre invece trasformato e in qualche modo rigenerato. Le trasformazioni si possono vedere nel corso di quest'ultimo secolo, il fordismo, l'americanismo, la rivoluzione informatica, la finanziarizzazione del capitalismo, insomma, alla fine, la globalizzazione, alla fine il capitalismo ha sempre sopravvissuto a se stesso. Però in questa epoca cos'è che sta emergendo? Emerge che c'è una contraddizione enorme, che non è più soltanto quella fra capitale e lavoro. Contraddizione che permane in forma mutata, perché non c'è più una classe operaia omogenea, siamo frammentati, e qui, come dire, la situazione la conosciamo molto bene. Ci sono orientamenti culturali nello stesso corpo dei lavoratori che sono cambiati radicalmente, il senso di solidarietà dal mio punto di vista è proprio completamente sparito, nelle stesse linee di montaggio è sparito. Però è vero che il capitalismo si trasforma, e qui c'è uno spunto, però siamo in presenza non soltanto di una appunto del vecchio conflitto fra capitale e lavoro, che al di là dei dati di coscienza delle, diciamo così, dei lavoratori però permane per fatti oggettivi. Bisognerebbe interpretarlo meglio, cosa che non facciamo. Però c'è un'altra contraddizione che vedo essere assolutamente esplosiva, e cioè la contraddizione ecologica. Siamo di fronte, non ce ne rendiamo conto perché viviamo il quotidiano, ma siamo in presenza di un capitalismo che brucia risorse e nello stesso tempo le risorse stanno finendo. Che cosa significa questo per una sinistra che si vuole innovare? Per esempio, è un bel problema. Seconda contraddizione che vedo tutta nel nostro corpo sociale, quello che dovrebbe essere il nostro corpo sociale, è quella relativa a quello che succede per esempio in relazione all'immigrazione, ai clandestini, al disastro e alla barbarie che sta succedendo in questi giorni. Tutto quello che comporterà in relazione a una ricaduta sugli orientamenti, non dico delle classi privilegiate, ma ahimè, delle classi che stanno nelle periferie, dove si stanno creando contraddizioni enormi.
Allora penso che si tratta di, lo dico, ho detto delle cose in maniera molto molto disorganica, non toccava a me, non tocca a me approfondire. Ho pensato fosse opportuno chiedere ad Aldo Tortorella di darci un contributo in quella direzione per creare uno stimolo, anche perché noi siamo in presenza di un tentativo, che è quello di Maurizio Landini, e cioè della Fiome, cioè di quella di costituire una coalizione sociale, i cui confini, francamente, come dire, sono ancora molto labili. Però penso che una personalità politica come Aldo Tortorella ci possa dare in qualche modo un contributo. Finisco solo su questo, mi sembra doveroso spiegare, se me lo posso permettere, spiegare chi è la personalità che abbiamo qui oggi. È stato un partigiano di tenerissima età, adolescente, è stato un partigiano in particolare in Piemonte, siamo alla vigilia del 25 aprile, mi sembra giusto ricordarlo, un intellettuale, un filosofo, un direttore dell'Unità. È stato responsabile culturale del Partito Comunista nella segreteria nazionale del Partito Comunista ed è stato uno stretto collaboratore di Enrico Berlinguer. Quindi penso che, come dire, nel suo excursus ci siano tutte le condizioni per appunto darci un contributo. Infine è stato anche componente del PDS, pur non facendo la scelta della Bolognina, di Orchetto, poi è uscito dal PDS presenza della scelta della guerra nei Balcani, D'Alema, che era Presidente del Consiglio. Lo voglio ricordare perché sono fatti non indifferenti. Oggi dirige Critica Marxista ed è un dirigente anche dell'Associazione per la Ricostruzione della Sinistra. E io chiudo qui. Io spero di poter fare altre cose così. Ovviamente se c'è ovviamente un interesse, un'attenzione, spesse volte, lo dico in casa nostra, si rivendicano sedi in qualche modo formative. Questa è anche, vuole essere, una sede formativa, io penso di fare altre cose così. Mi piacerebbe, per esempio, mi sto mettendo in mente che dobbiamo fare una cosa del genere, su alcune questioni che riguardano l'economia, il rapporto con l'Europa, le istituzioni, forse se riuscissimo a fare con qualcuno che davvero ce le spiega le cose, fare una cosa di questo tipo prossimamente, mi chiedete quando, ma penso che sia utile. Questo è, è una parte del gruppo dirigente della Fiume di Torino del Piemonte, e quindi insomma utilizziamo meglio, penso che in un paio d'ore, due ore, tre ore riusciamo in qualche modo a rendere utile questa discussione. E procederei così, darei la parola a Tortorella e poi domande senza troppi formalismi. Mi spiace se sto seduto, diciamo così, dato che come vi ha detto De Martino, sono un reperto, diciamo ormai, quindi dovete, dalle cose che ha detto avete capito che la mia età, diciamo, non è perfettamente giovanile, vero? Quindi, diciamo, ecco, perché aver fatto la resistenza oggi, anche se uno l'ha fatta da giovane, vuol dire almeno 90 anni, vero? Quindi io ne ho uno di meno, quindi comunque ringrazio De Martino della fiducia, ma mi ha dato un carico un po' troppo grande, vero? Però lo ringrazio e anche dell'idea che ha avuto, che insomma è forse utile, può essere utile, una testimonianza, eccetera. E io spero che lo sarà per voi che siete qui. Partendo da questo fatto che la generazione nuova, vedo che qui ci sono anche dei giovani, ma comunque anche quelli che oggi hanno praticamente anche quelli di 30 anni, ecco, di 30 anni o persino 35-40 anni, sono le prime generazioni, voi che siete qui insomma, sono le prime generazioni, a parte alcuni di noi che hanno i capelli bianchi, vero? Ma sono le prime generazioni che vivono in un mondo mai conosciuto. Perché in un mondo mai conosciuto? Perché da che è nato il capitalismo, sapete benissimo,
nasce in quanto tale, cioè con l'industria, verso la fine del Settecento, l'inizio dell'Ottocento, con il macchinismo, la locomotiva a vapore, le navi a vapore, eccetera, le fabbriche, quindi. Il capitalismo, da che è nato, ha sempre avuto un antagonista. Ora, queste sono le prime generazioni che vivono in un mondo tutto capitalista. Perché, diciamo, in Cina sventola ancora la bandiera rossa, c'è ancora al potere un partito comunista, si chiama un partito che si chiama Partito Comunista, intendiamoci, col comitato centrale, eccetera. Però ovviamente, come tutti sanno, è un paese, diciamo, se vogliamo andare bene, a economia mista, cioè con un capitalismo di Stato. Pensate che in Cina anche l'esercito, l'aviazione e la marina hanno dei gruppi economici di riferimento, cioè l'esercito è proprietario di un certo monopolio per finanziarsi, per finanziare gli ufficiali, lo Stato Maggiore, eccetera. Quindi capitalismo di Stato e capitalismo privato, in espansione enorme, con capitali anche stranieri. La Russia è una specie di capitalismo selvaggio, quasi mafioso, diciamo, anzi, non quasi, molto mafioso. Quindi non c'è più antagonismo internazionale. Le generazioni precedenti, quella a cui appartengo, ma anche quelli dei cinquantenni, così, eccetera, hanno visto un ordine, si chiamava allora bipolare, pericolosissimo, perché erano due grandi potenze armate di atomiche, quindi abbiamo vissuto nel terrore della guerra atomica tra questi due grandi, e c'è stato qualche momento che si è sfiorato questo pericolo. Comunque adesso questo antagonismo non c'è più, insomma. Ma non è che non c'è più solo questo. Prima della rivoluzione sovietica non c'era l'antagonismo di due grandi potenze, la Russia e l'America, la Russia che si diceva socialista, l'America capitalista. No, però c'era un altro antagonismo, che era quello interno a ciascun singolo paese, cioè la nascita del movimento sindacale prima, perché il movimento sindacale viene prima del movimento politico. Poi dei movimenti politici, dei lavoratori, creano un antagonismo all'interno di ciascun singolo paese, nel senso che i sindacati, i primi sindacati, combattono per la difesa degli interessi dei lavoratori contro i capitalisti di allora. E i primi partiti socialisti si costituiscono, come in Italia, dall'incontro tra questi gruppi di lavoratori sindacalizzati con gruppi intellettuali marxisti. In Italia è tipico, nel 92, quando si costituisce, 1892, il Partito Socialista, è l'unione tra quello che si chiamava il Partito Operaio, che in sostanza era come un grande sindacato, tutto dedito unicamente alle rivendicazioni sindacali, salariali e relativamente parlando normative, e il gruppo dei socialisti marxisti guidati da Turati, che era un gruppo di giovani sostanzialmente intellettuali che avevano abbracciato, Turati era un giovane avvocato, avevano abbracciato questa fede socialista, si chiamava, no? Quindi i primi socialisti che predicavano il socialismo anche in nome del Vangelo, cioè che il ricco è più difficile che venga in paradiso, che un cammello passi nella cruna di un ago, eccetera, eccetera. Questo antagonismo c'era quindi all'interno di ciascun singolo paese, perché c'era, oggi perché c'era? Perché c'era la speranza, la speranza di costruire una società diversa. Adesso no, sono piccoli gruppi quelli che parlano di possibilità di una costruzione della società diversa. È passata nella opinione generale, attraverso le televisioni, le radio, eccetera, così, l'idea che vivia, che ormai questo è il mondo dominato dal capitale, nessuno si scandalizza più, quando dici, ma Berlusconi, dico per dire, c'ha
so, 50 ville, non so quante scenari, cose, cioè, oppure dici in America ci sono quelli che hanno tanti soldi, sono 7-10 famiglie che hanno tanti soldi quanto tutta l'Africa messa insieme. La gente ti risponde, vabbè se la sono guadagnata, no? E Berlusconi, cosa ci avete contro Berlusconi? Berlusconi ce l'hai guadagnata, come col suo lavoro. Quindi è passata l'idea forte che insomma questo è il mondo in cui dobbiamo vivere, ecco, non che ce n'è un altro. Mentre invece questi nostri bisnonni, trisnonni, eccetera, avevano questa idea, ma anche nella generazione della resistenza a cui io appartengo, quindi pensate come sono vecchio, questa generazione della resistenza, certo che resisteva in nome della libertà dell'Italia contro i tedeschi e contro i fascisti, ma un momento, non era solo questo. C'era una parte che voleva ripristinare l'ordine precedente, diciamo, al fascismo, cioè la democrazia borghese, diciamo. E un'altra parte, i socialisti, i comunisti, che erano la maggioranza nella resistenza, che aspiravano a una democrazia nuova, ecco. Ora la domanda è com'è che siamo finiti così? Quindi ecco perché giustamente De Martino dice dobbiamo fare un passo indietro. Allora il primo passo indietro che dobbiamo fare è quello alla fine dell'Unione Sovietica, alla fine del PC, che però non è stata solo la fine del PC, è finito in Italia anche il PSI, è finita anche la Democrazia Cristiana, sono finiti tutti i partiti che avevano costituito la Repubblica negli anni 90 del secolo scorso, ormai quelli che hanno 25 anni sono nati che già non c'era più niente di tutto questo. E molti, appunto, quelli che ne hanno 40 erano bambini, quando è finito tutto, tutti i partiti, alcuni sono finiti perché il PSI si è rovinato con le sue mani, nel senso roba di scandali, eccetera, ruberie, eccetera. E la Democrazia Cristiana lo stesso, nel senso che tanti anni di governo avevano corrotto sia il PSI che... Tanti anni di governo senza la possibilità che il PC potesse andare al governo, questa è la storia d'Italia. Perché il PC, siccome si chiamava Partito Comunista, aveva come un interdetto internazionale dei nostri grandi alleati, l'America, l'Inghilterra, la Francia e poi la Germania, che intanto veniva avanti con grandi successi, eccetera, che i comunisti non potevano andare al governo. Quindi si è sviluppato, dobbiamo andare a quel momento per capire più o meno che cosa la situazione in cui viviamo adesso, però per andare, ecco perché ha chiamato un vecchio come me De Martino, per andare a quel momento dobbiamo ancora capire perché è caduta l'Unione Sovietica e perché sono caduti tutti quei partiti italiani, compreso il Partito Comunista e il Partito Socialista. Cos'è successo nel mondo? Ecco. E la prima cosa che noi dobbiamo dire è che le idee dei nostri antenati, generosissime idee, il socialismo, il comunismo, eccetera, avevano una forte carica dirompente, una forte carica ideale, no? Perché ci dentro, come si fa a vivere in un mondo dove c'è chi ha tutto e chi non ha niente, come quello in cui viviamo oggi noi. Perché c'è gente che muove in quel modo che abbiamo visto, perché muove in quel modo? Perché non hanno niente, quel poco che riescono a raccogliere cercano in modo disperato di andare da qualche parte dove sperano di mangiare tutti i giorni, eccetera. Ma anche in Italia c'è chi non ha niente, ecco, non è che soltanto lì in Africa, anche in Italia c'è chi non ha niente, in certe zone del paese c'è. È ritornata la miseria nera. In certe zone del sud è ritornato, in questo caso per gli immigrati, lo schiavismo, cioè non sono, noi parliamo di contratti, di cose, eccetera, ancora qua, lì non c'è niente. E molti giovani adesso, quelli che vivono in tante di queste nuove imprese, non hanno contratto, non hanno ferie, eccetera, eccetera, insomma lo sapete meglio di me. Quindi
com'è che siamo arrivati a questa situazione, diciamo? Quelle generose idee, giustissime, bisogna cambiare il mondo, hanno generato prima i partiti socialisti, ma i partiti socialisti si sono disfatti con la prima guerra mondiale, disfatti come compattezza. La parola d'ordine dei nostri trisnonni era proletari di tutto il mondo, unitevi. Quando è scoppiata la prima guerra mondiale nel 1914, i proletari si sono messi a spararsi uno addosso all'altro, perché a partire dal Partito Socialdemocratico Tedesco hanno detto prima la patria e dopo le nostre idee. E quindi gli operai, i contadini, sono andati nelle trincee a ammazzarsi l'uno con l'altro. Perché la Russia è diventata così importante, la grande rivoluzione russa, la speranza di tutto il mondo, di tutto il mondo dei poveri, anche di quelli che vagamente sapevano nei paesi più lontani, che c'era stato, perché la rivoluzione contro i padroni, contro gli ufficiali, contro quelli che comandavano, i soldati si ribellavano agli ufficiali, gli operai si ribellavano ai padroni, i contadini sbudellavano i padroni delle terre, eccetera. Era la liberazione della povera gente. E a capo di questa rivoluzione c'è stato questo Partito Comunista, ecco perché il Partito Comunista poi si è espanso nel mondo, questo Partito Comunista di Lenin, questo Partito Comunista che aveva detto trasformare la guerra imperialista, cioè il fatto, riprendendo le antiche parole d'ordine socialiste, trasformare la guerra imperialista in guerra civile contro quelli che ci mandano a morire nelle trincee. In Russia la parola d'ordine ha funzionato perché la Russia stava perdendo la guerra. Lenin, ricordatelo sempre, fu trasportato in Russia da un barbone piombato tedesco, perché i tedeschi avevano interesse che scoppiasse la rivoluzione in Russia per farla finita col fronte russo, eccetera. Scusate che qui questi apparecchi infernali, ecco, è difficile dominarli, però hanno una loro vita autonoma e continua questo, basta, ecco, è difficile, qui mettiamo rifiuta, poi spegniamo, cacciamo un cotoncino qua. Sono vestia, sono vestia ai comandi, come dovremmo essere noi. Va bene, allora questa speranza straordinaria animata da questo Lenin, sorgono nella storia di queste persone straordinarie. Questo Lenin era un tipo molto, in una polemica ferocissima che c'era all'interno del Partito Socialdemocratico Russo, che è stato l'unico, che era l'unico partito socialdemocratico contrario alla guerra, come il Partito Socialista Italiano. Solo il Partito Socialista Italiano nel 1914 e il Partito Socialista Russo sono contrari alla guerra, ma mentre il Partito Socialista Russo è contrario alla guerra, il Partito Socialista Italiano era né aderire né sabotare, era neutralista, perché c'erano due anime, un'anima interventista che poi prenderà la strada di Mussolini, Mussolini è un figlio del Partito Socialista, e prende viene espulso dal Partito Socialista e poi fonderà il Partito Fascista. E un'altra ala che invece era pacifista, che non voleva la guerra, che era fedele alla parola d'ordine, proletari di tutto il mondo unito, cioè andiamo a sparare addosso ai proletari austriaci, ai proletari tedeschi, come sarebbe, eccetera, eccetera. Il Partito però Socialdemocratico Tedesco cede, vota i crediti di guerra, partecipa allo spirito patriottico, diciamo, della guerra, credendo di far bene, naturalmente. Tutta l'ala riformista si schiera su quella cosa lì, poi una parte di quest'ala riformista si pentirà, comunque partecipano alla guerra. La stessa cosa accade in altri paesi dell'Europa, i proletari si scannano tra di loro, i partiti socialisti si smembrano, la prima internazionale socialista sorta ancora ai tempi di Karl Marx e che era già stata oggetto di una scissione, perché
la scissione è sempre stata all'ordine del giorno in tutti i movimenti proletari, vero? Non è che è una roba nuova. La prima grande scissione è quella determinata dai socialisti stessi, che espellono gli anarchici. Espellono gli anarchici perché le due posizioni erano incompatibili. Gli anarchici erano contrari all'idea di Stato, mentre i socialisti erano per la trasformazione dello Stato, dallo Stato borghese allo Stato proletario. Quindi questa prima scissione determina una grande rottura, ma la rivoluzione russa nasce già minata. Badate che il fatto che l'assenza di democrazia fosse pericolosa non è che è stato inventato poi da noi comunisti italiani, Berlinguer, eccetera. È stato inventato per primo dalla Rosa Luxemburg, una grande rivoluzionaria, che mentre sta in galera, immediatamente dopo la fine e la sconfitta della Germania, eccetera, la Luxemburg scrive a Lenin: guarda che se tu, perché Lenin aveva sciolto la Costituente, no? Quella dove c'erano tutti i partiti che dovevano rifondare la Russia, eccetera. Ma a un certo punto ricorderete la frase famosa che dicono i proletari, che erano anche i soldati che vigilavano sulla guardia stanca, si chiude le baracche, burattini, andate a casa, liquidano la Costituente. La Luxemburg dice: se tu togli la democrazia politica, ti rimarrà solo il Partito Comunista. Un Partito Comunista senza contraddittori, senza democrazia, diventerà un partito di burocrati. Il partito di burocrati soffocherà la rivoluzione. Perfetto. È successo dopo tanti anni, ma è successo. Il partito di burocrati, i burocrati a un certo punto, che comandavano ormai dappertutto, in Russia, le fabbriche, c'erano i direttori delle fabbriche, i direttori dei ministeri, questo e quell'altro. Arrivati a un certo punto, quando la Russia era stata al collasso, si sono messi a stampare dei pezzi di carta che hanno chiamato azioni, se ne sono tenuti il 51% per loro, il resto l'hanno venduto a chi li comprava, hanno fatto le società per azioni, loro sono diventati padroni, miliardari, eccetera, eccetera. E così è finita l'Unione, tragicamente l'Unione Sovietica. Perché? Primo per la mancanza di democrazia. Ma poi anche che appunto a Luxemburg aveva visto, ma anche Kautsky, che era stato il maestro di Lenin. Kautsky era un grande comunista, allievo di lontana, allievo lontana di Marx, socialista, socialista di sinistra, contro i socialisti di destra capeggiati da Bernstein. E beh, questo Kautsky aveva detto anche lui, ma a Lenin: guarda che senza democrazia non si può fare il socialismo. Ma insomma, Kautsky era socialista, Lenin gli fa un pamphlet contro, durissimo: sei un traditore, io sto applicando le tue idee rivoluzionarie, cosa dici, eccetera, eccetera. Però la Luxemburg non si poteva dire questo. La Luxemburg, infatti, cioè il suo partito, che tanto Luxemburg è stata ammazzata, partecipano alla costruzione della Terza Internazionale insieme con i comunisti, che si chiamavano gli spartachisti, il partito spartachista si chiamava. Ecco, e la Luxemburg però, no, la Luxemburg non si doveva rispondere male, insomma. Il fatto è che Lenin, però, che appunto era uno molto intelligente, quando ha incominciato subito dopo la fine della guerra civile con la vittoria, che è costata una quantità immensa di morti perché le potenze capitaliste avevano aggredito la Russia, e capisce che la faccenda non funziona e fa la nuova politica economica, una politica economica che ripristinava il mercato, eccetera, eccetera. E questa nuova politica economica, però, quando lui muore per un tumore al cervello, quindi una morte prematura, come è stata prematura la morte di Berlinguer, bene, muore prematuramente, finisce questo periodo, Stalin con tutto quello che poi è successo, eccetera. Le basi minate erano la democrazia da una parte e dall'altra però un errore anche più profondo che noi dobbiamo ben valutare adesso, perché sono passati tanti anni, e che ha nociuto anche al movimento operaio italiano.
L'errore fondamentale è quello di pensare gli uomini e innanzitutto gli operai essenzialmente come uomini economici, diciamo, ecco, homo economicus dicevano in latino, vero? Ma che allora era popolare questo latino tra, diciamo, gli intellettuali del tempo. L'uomo economico, ma l'uomo non è soltanto economia, e la donna non è soltanto economia. Cioè il proletario è certamente uno sfruttato, ovviamente, perché altrimenti i soldi non è che li pigliano dall'albero, come pensava Pinocchio, ma prendono dal lavoro umano. Quindi gli operai sono degli sfruttati, ma insieme ad essere degli uomini economici sono anche, magari adesso possiamo, non so, che sono passati tanti anni, allora partecipavano ai circoli vinicoli, vero? Le fondazioni dei circoli vinicoli sono fondazioni operaie, erano i luoghi di ritrovo, di ricreazione, le bocciofile, cioè sono persone umane, quindi come tutte le persone umane hanno una vastità di interessi, la famiglia, i figli, la moglie, il gioco delle bocce o il vino in quei tempi lontani, oppure adesso, non so, la fotografia, la montagna, questo, quell'altro, eccetera, cioè la sottovalutazione di quello che in termini, diciamo così, solenni si chiama l'immaginario e il simbolico. Quanti sono gli operai che cattolici? Questo fa parte del mondo mentale di milioni di esseri, anzi miliardi di esseri umani, vero? Cattolici o protestanti o musulmani, come vediamo adesso, no? Eccetera. E poi, quindi, sono uomini che hanno una fede religiosa o non l'hanno, ma insomma hanno un mondo mentale, eccetera. Cioè la sottovalutazione. E ecco perché il movimento operaio torinese è una cosa straordinaria. Perché voi avete avuto qua questo Gramsci, non sardo, ma però torinese, perché qua è venuto a studiare, quindi e qui è diventato socialista, e però insomma c'è quelli che hanno una cosa in più. Lui è uno, l'unico, guardate, l'unico marxista del Novecento, vero, che ha capito una cosa fondamentale, appunto, che l'uomo non è soltanto economia, e che quello che c'è fuori dell'economia, cioè tutto il resto, l'arte, la scienza, la cultura, la letteratura, le fedi religiose, eccetera, eccetera, non è meno importante per la condizione dell'uomo di quello che non sia la sua condizione materiale, economica, no? Questa è la grande, perché oggi ci sono due autori che sono i più letti nel mondo, uno è Dante e il secondo è Gramsci. A Gramsci si riferisce nell'America Latina, in Australia. Noi facciamo critica marxista, abbiamo quasi più abbonati nel mondo che in Italia, diciamo, perché siamo legati a un'associazione che si chiama International Gramsci Society, che c'è in Giappone, che c'è in Australia, che c'è nell'America Latina, che c'è nell'America del Nord. Pensate a che punto siamo arrivati in Italia, che il presidente dell'International Gramsci Society è un americano, di una università americana, di un'università cattolica americana, tra l'altro, pensate un po', diciamo, come siamo decaduti. Va bene, ma questa è soltanto una cosa che ricorda il fatto di questa importanza riconosciuta. Ma perché questa importanza riconosciuta? Perché Gramsci capisce che quello che si chiamava la sovrastruttura non è meno importante della struttura, cioè la struttura dei basi materiali della società, i rapporti economici, il rapporto salariale, il rapporto di dipendenza, lo sfruttamento, ma che è ugualmente importante la sovrastruttura, a determinare le mentalità, il modo di essere degli uomini, eccetera. Purtroppo Gramsci nell'Unione Sovietica non l'hanno mai tradotto, perché lo consideravano una specie di deviazionista rispetto. E tra l'altro anche persino Marx era una deviazione per i sovietici. Il primo monumento, io ho assistito nella mia lunga vita come direttore dell'unità, c'era
un convegno fatto per di tutti i giornali comunisti del mondo per il 60° anniversario, mi pare, della Pravda, che era il organo. Pravda vuol dire la verità. E quindi di tutti i giornali comunisti del mondo, eccetera. E era il momento che c'era Khrushchev, in quel momento lì. E ho assistito all'inaugurazione del primo monumento a Marx. Eravamo negli anni 60, mai stato a Mosca. Una statuetta così piccolina, un busto, perché tutto era pieno di statue di Stalin, di Lenin, eccetera, eccetera. Marx non esisteva, manco, non parliamo di Gramsci. Perché non esisteva? Perché l'idea era che quella strada che avevano costruito i comunisti sovietici per la costruzione era la strada. E quando noi comunisti italiani facciamo delle obiezioni, ci rispondevano: prima fate il socialismo e poi parlerete. Che era un brutto modo di ragionare, naturalmente, di cui i poverini sono stati poi travolti loro stessi, perché tu devi, con gli argomenti devi discutere, perché insomma, con qualche difficoltà noi comunisti italiani abbiamo già ai tempi di Togliatti, per essere onesti, di Togliatti quando è tornato in Italia dopo essere stato clandestino in tanti paesi del mondo. Togliatti era un grande intellettuale, parlava un mucchio di lingue, parlava il tedesco, il francese, lo spagnolo, il russo, oltre che l'italiano, bellissimo. E aveva letto tanti libri, diciamo, ecco. Ecco, e allora quando Togliatti viene qui in Italia, la prima cosa che dice: non faremo mai come in Russia, perché sapeva cos'era successo, naturalmente, perché era stato nell'internazionale. Si era salvato la pelle per miracolo. Il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano, cioè il Comitato Centrale, è l'unico gruppo che si è salvato. Sotto Stalin è stato distrutto tutto il Comitato Centrale del Partito Comunista Russo dei rivoluzionari e anche quello degli altri paesi, meno i francesi che avevano la libertà in Francia, ma hanno sterminato interi gruppi dirigenti sospettandoli di deviazionismo rispetto alle idee di Stalin. Perché allora noi siamo stati al fianco dell'Unione Sovietica? Perché quando ero piccolo io, a proposito di testimonianze, che appunto, però ero un giovane studente, non ero un operaio, quindi leggiamo queste, insomma, c'erano pubblicazioni che circolavano, eccetera, e tra queste pubblicazioni, prima della resistenza, il mio primo lavoro è stato, ero andato all'università molto presto perché ero un secchione, quindi come si diceva allora, e quindi ero andato avanti negli anni, quindi ero entrato all'università presto e mi circolavano dei libri, insomma, ecco. Quindi poi è venuto la resistenza, sono stato arrestato, sono andato a finire a Genova e a Genova ho avuto la fortuna di incontrare come dirigente un compagno che non era un compagno del Gramsciano. Era un vecchio compagno bordigliano di origine, io non sapevo chi era lui, bordigliano di uno dell'opposizione a Gramsci, che aveva fondato un gruppo trotskista, poi con la guerra era rientrato nel Partito Comunista, aveva fatto la resistenza e stava facendo la resistenza, dirigeva il partito a Genova e la resistenza a Genova. E un giorno gli domando: ma com'è questa cosa dei processi staliniani? Perché mi è venuto tra le mani questo, uno degli ultimi processi è stato quello a Radek, che era uno noto tra gli intellettuali e quindi nel mondo della cultura, perché era un grande intellettuale, ma era anche un dirigente di partito. E uno degli ultimi processi, l'ultimo, è stato quello contro Bukharin. Togliatti era un bucariniano, Bukharin era quello che veniva considerato di destra. Trotsky veniva considerato di sinistra, Bukharin veniva considerato di destra. Non sono riuscito a spegnere questo qua, si lamenta ancora, accidenti. Perché non viene questo coso? Dovrebbe venire una scritta che dice spegni, e invece non viene, perché? Aspettando. Ecco, adesso forse arriva, scusate, perché sennò. Allora, dicevo, nel ripercorrere questa storia rapidamente, chiedo a questo vecchio compagno, dico: ma scusa,
questa storia dei processi, questo io metto in questo processo Vadi, che è uscito un opuscolo, questo Vadi che era l'unico, uno dei pochi che si erano salvati dalla fucilazione immediata, perché gli altri capi della rivoluzione, Zinoviev, Kamenev, tutti i nomi che ormai sono scomparsi, insomma adesso non sto via a citarli tutti, Bukharin, vengono fucilati. Vadek non si sa perché invece viene condannato all'ergastolo. Questo sul processo era nel 36-37. Nel 39 alla vigilia della guerra viene ammazzato in galera. Dico, Cristo, ma dico a questo vecchio compagno, gli dico, ma com'è questa storia dei processi? E lui allora alza una mano, gli mancava il pollice perché aveva perduto in una macchina, perché era un operaio di origine. Alza questa mano destra, anzi senza il pollice, con quattro dita, me lo ricorderò sempre finché vivo, che fa processi tutti falsi, però dobbiamo stare con noi. Ed era di origine foschista, perché c'era stato Stalingrado. Avevamo paura che i nazisti vincessero la guerra, e stavano vincendo la guerra i nazisti. In 448 avevano spazzato via la Francia, l'Inghilterra era sotto assedio, il mondo era sotto le bombe dalla mattina alla sera, Mussolini aveva aderito alla guerra, la Grecia aveva resistito. Perché sono uscito dal Partito Democratico della Sinistra? Perché a un certo punto hanno fatto un governo con D'Alema, poverino. Dico, lo compatisco adesso, D'Alema aveva fatto un governo con Cossiga. E questo governo aveva fatto fece, forse lo ricorderete, una guerra contro la Serbia, e incominciano a bombardare Belgrado. Ora, io, uno dei motivi per cui ho diventato comunista, oltre a tanti altri, era anche il bombardamento di Belgrado da parte dei nazisti, perché Belgrado è l'unica città, ricordiamocelo, dell'Europa che aveva resistito ai nazisti, no, accidenti, e quindi era stato per noi un accidenti, il bisogno c'era di mettersi a bombardare per fare quella porcheria che è stata fatta. Vabbè. Quindi questa realtà, diciamo, che si veniva determinando insomma, era una realtà. Parlato di Belgrado mi è un po' perduto, ma dicevamo appunto che questa vicenda di questi comunisti era una vicenda dei comunisti russi nota, ma appunto con Stalingrado, con Leningrado, adesso Stalingrado si chiama Volgogrado, Leningrado si chiama di nuovo Pietroburgo, che avevano resistito in questo modo i tedeschi. Tutto questo ci convinceva del fatto che sì, c'erano state tragedie, c'erano state cose, e persino questo compagno di origine freschista che diceva sì, tutto falso, però dobbiamo stare con Russia, perché lo diceva? Lo diceva perché era il baluardo contro i nazisti, era quella che aveva vinto in sostanza la guerra, perché si capiva che dopo la sconfitta di Stalingrado la guerra volgeva da un'altra parte, mentre fino a Stalingrado vincevano i tedeschi. Dal momento di Stalingrado in poi i tedeschi cominciano a arretrare, eccetera, e gli americani che non avevano fatto lo sbarco, e gli americani entrano in guerra, e erano entrati in guerra da poco prima di Stalingrado, e gli inglesi che non avevano fatto lo sbarco, eccetera, eccetera, incominciano finalmente a pensare di poter vincere anche loro e di non lasciare la vittoria solo ai russi, e quindi fanno sbarco in Sicilia, poi in Normandia, eccetera. Quindi ecco i motivi dell'adesione all'Unione Sovietica, nonostante i dubbi, i tormenti e il fatto che appunto Togliatti stesso, però in punto di morte, lascia un memoriale che dice: noi pensavamo che il socialismo dovesse essere il massimo della democrazia, e siamo invece delusi da questo. Un memoriale che lui lascia a Khrushchev e che Longo pubblica, poi Longo prende posizione contro l'aggressione alla Cecoslovacchia, poi viene Berlinguer,
E quindi, insomma, il distacco avviene da queste posizioni terribili dello stalinismo. Ma allora perché è finito il Partito Comunista Italiano? La Russia, abbiamo visto, l'Unione Sovietica è finita per mancanza di democrazia e per una concezione dell'uomo fondamentalmente sbagliata. L'uomo soltanto come uomo economico, diciamo, eccetera. Quindi il passaggio di proprietà dalla proprietà privata alla proprietà sociale, si diceva, quindi soviet, eccetera, che poi diventa proprietà dello Stato, poi diventa proprietà burocratica, avrebbe risolto i problemi, senza tener conto che la vita dell'uomo è così complicata che non basta affrontare il problema della proprietà, dato e non concesso. Perché finisce però, oltre che la Russia, anche il Partito Comunista Italiano? Qui c'è una storia italiana da vedere, c'è una storia italiana che non è la stessa di quella sovietica. La storia italiana è un'altra. La storia italiana è quella di un partito socialista, di un partito comunista, che dapprima uniti, poi di fronte alla questione del governo si separano. Essendo proibito ai comunisti di andare al governo, i socialisti a un certo punto dicono: vabbè, non possiamo mica fare la stessa sorte dei comunisti, siamo negli anni 60. La Democrazia Cristiana, che si dichiarava un partito di centro che guarda a sinistra, e i democristiani di adesso che comandano anche, cioè, non guardano tanto a sinistra, è vero, i giovani democristiani che comandano. Vabbè, comunque, poi lui diceva, De Gasperi diceva, la Democrazia Cristiana è un partito di centro che guarda a sinistra, quindi guardare a sinistra voleva dire che, siccome il centrismo prende una sconfitta terribile nel lontano 1953 sulla legge Truffa, che era meglio di questa qua, perché quella legge sarebbe passata se ci fosse stato il 51% degli elettori, il 50,01% degli elettori che l'approvava. Quindi il mandato era rimesso al popolo. Il Parlamento aveva approvato questa legge che stabiliva un premio di maggioranza enorme, ma il premio di maggioranza enorme era per quel partito, per quella coalizione di partiti che avesse offeso a loro volta il 50%. Qua c'è il rischio che un partito col 27% va al ballottaggio e si piglia tutta la roba. Quindi una cosa inaudita, diciamo, ecco, inaudita. Lasciamo perdere, comunque non siamo qui per parlare di questo. Ma per ricordare i fatti, nel 1953 la Democrazia Cristiana e i suoi alleati, che erano il Partito Liberale, il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano, questi suoi alleati vengono sconfitti per un soffio, ma vengono sconfitti dalla coalizione dei comunisti, dei socialisti e di qualche piccola frangia liberale, cioè un gruppo di liberali capeggiati da un certo Corbino, eccetera, fanno una lista per la difesa del Parlamento, della democrazia parlamentare, cioè dei liberal democratici autentici, perché un liberal democratico che non difende il Parlamento non è un liberal democratico, quindi, va bene. Quindi la Democrazia Cristiana viene sconfitta, ma i socialisti, dopo questa vittoria, siamo nel 1953, passano gli anni, il centrismo si disfa, cioè quella coalizione fatta dalla Democrazia Cristiana più questi piccoli partiti laici, comincia a mostrare la corda, comincia ad avere delle sconfitte in Parlamento, eccetera, e quindi la Democrazia Cristiana si volge verso i socialisti, grandi casini, non vi dico, sciaboli, eccetera, complotti dei reazionari più forti, tentativi di colpe, insomma un mucchio di porcherie, per impedire persino il centro-sinistra in Italia. Poi il centro-sinistra si costituisce e si rompe l'alleanza tra comunisti e socialisti, anche se rimane l'alleanza tra comunisti e socialisti nel sindacato e in molti enti locali.
si adopera poi anche negli enti locali. Comunque già qui si incomincia a vedere una differenza tra il partito e il sindacato. Perché mentre i partiti litigavano fortemente, ovviamente il Partito Comunista all'opposizione e il Partito Socialista al governo, il partito, il sindacato CGIL, che si era scisso perché i cattolici se ne erano andati nel 48 dopo l'attentato a Togliatti, e quello che l'ha seguito, l'attentato a Togliatti, l'occupazione delle fabbriche, eccetera. E il sindacato però CGIL rimane unitario e quindi c'è una, già incomincia una certa dialettica del partito. Questa dialettica poi è particolarmente forte nel 1956, quando c'è la rivoluzione in Ungheria, che testimonia che uno dei motivi per cui poi il Partito Comunista ha preso la sua strada, oltre a Gramsci, oltre allora, idee di Togliatti anche dal 56, il 56 fa sì che si tiene un congresso, l'ottavo congresso del Partito Comunista, che rinnova molto le idee, le cose eccetera. Ma nel 56 Di Vittorio, che allora era il capo della CGIL, il segretario, cioè un segretario molto carismatico, un grande oratore, un bracciante pugliese era Di Vittorio, un bracciante che come un altro segretario della CGIL che verrà dopo, non so se qualcuno se lo ricorda, Novella, veniva da una frazione speciale del Partito Socialista. Nel Partito Socialista era nata la frazione comunista e nel Partito Socialista c'era anche la frazione terzi internazionalista, che non partecipa alla scissione del PC, che forma il PCD, Partito Comunista d'Italia, membro della terza internazionale. Ma questi terzi internazionalisti poi a un certo punto si stancano del Partito Socialista e confluiscono nel Partito Comunista. Di Vittorio faceva parte di questa, come Novella e come altri grandi dirigenti del PC, Ricausi in Sicilia per esempio. Bene, Di Vittorio sulla rivoluzione ungherese tiene fermo il punto e dice a Togliatti che ha torto, non l'avesse mai detto. Ma lui era molto simpatico, era un vero bracciante pugliese, testa dura, quindi non ha mai mollato su questo punto, non ha neanche detto per disciplina io mi adeguo, non si è mai adeguato a questa cosa e ha tenuto duro, fermo, e ha mantenuto l'unità della CGIL, così, perché naturalmente i socialisti eccetera. E quindi già quello, insomma, si vedeva che il sindacato è il partito, quindi non è vero che adesso si meravigliano che Dandini, cioè, ma quando mai, insomma, è una novità. Quello sì che è stata una lotta sperrima, ecco, perché lì non è che si andava tanto per il sottile, e Di Vittorio è morto segretario della CGIL, intendiamoci. Molto segretario della CGIL, perché ha tenuto fermo, ha tenuto duro, e i lavoratori sono stati con lui, anche se hanno continuato, quelli che erano comunisti hanno continuato a votare comunista, naturalmente, ma la CGIL ha mantenuto la sua compattezza e la sua autonomia. Di lì è cominciato un processo di autonomia del sindacato, molto importante. E diciamo, sono incominciate anche grandi conquiste sindacali. Questa unità della CGIL, mantenuta nonostante la divisione politica, ha consentito quelle conquiste che molti di voi forse hanno conosciuto, i più anziani hanno conosciuto, gli altri l'hanno conosciuto, ho sentito dire. Ecco. E il Partito Comunista in sostanza però che funzione svolgeva? In questa polemica anche contro l'Unione Sovietica, in questa sua autonomia, anche in certe polemiche col sindacato, però svolgeva una funzione molto simile a quella delle socialdemocrazie occidentali. Cioè, noi siamo stati sostenitori dello Stato sociale. Lo Stato sociale in Italia si è fatto,
sia pure in modo un po' balordo, un po' democristiano, un po' più, ma insomma per la pressione del sindacato e per la pressione del Partito Comunista. Perché ricordiamoci sempre che il Servizio Sanitario Nazionale in Italia nasce 30 anni dopo il Servizio Sanitario Inglese, 30 anni dopo, cioè il Servizio Sanitario Inglese sorge all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il Servizio Sanitario Nazionale nel 62, nel 63, eccetera, e inizia, perché prima c'erano le mutue che litigavano con gli ospedali perché non c'erano i soldi per pagare gli ospedali facevano schifo, era pessimo il servizio, e non è che stessero, c'era la mutua dei metallurgici, c'era la mutua di quell'altra categoria, le mutue operaie, eccetera, eccetera. Ma tutto questo, il Servizio Sanitario Nazionale ha portato l'Italia al livello degli altri paesi sviluppati, ma è stata necessaria una lotta durissima. Mentre gli altri paesi avevano la scuola dell'obbligo già avanti fino ai 16 anni, noi per arrivare ai 14 anni abbiamo dovuto fare delle lotte che sono anche quelle finite negli anni 60. Gli anni 60 inoltrati, la prima riforma scolastica è di quegli anni lì che porta, quindi però conquiste di civiltà. Il sistema pensionistico, che via via si è sviluppato fino a punti inauditi, l'80% del salario degli ultimi 5 anni, che è stato il massimo che si poteva ottenere, eccetera. Ma questo Stato sociale però che cos'è in realtà? E che cos'è lo Stato sociale? Lo Stato sociale si fa con i soldi che il modello di sviluppo può garantire quando funziona. Ma quando viene la crisi e i soldi non ci sono più, incominciano le batoste contro lo Stato sociale. Quindi le costruzioni sia dei socialdemocratici ma anche di noi comunisti, per dire la verità, sono costruzioni che sono sulla sabbia. Quindi che cosa vediamo da queste esperienze che noi abbiamo ormai, che stiamo vivendo anche tutti i giorni, tagli di qui, tagli di là, tagli su, la scuola, eccetera. Questo qua dice che c'è il tesoretto, intanto piovono i soffitti delle scuole sulle teste dei bambini, eccetera. Che cosa c'è che non andava? In quelle esperienze dei socialisti rivoluzionari, chiamiamo così, poi dei comunisti, c'era un punto di verità, e cioè che la classe operaria, i lavoratori dipendenti diremmo oggi, ma comunque la classe operaia come classe che ha da perdere soltanto le sue catene, si diceva allora. Adesso gli operai sembrano gli operai a contratto indeterminato, sembrano quasi dei privilegiati, no? Diciamo. Vi lamentate ancora, anche se vi fregano in tutte le maniere. Va bene. Allora si diceva gli operai hanno da perdere soltanto le loro catene. Allora, però per perdere le loro catene, e se si rimaneva dentro quel modello lì, dicevano questi vecchi, e quindi avevano l'idea di costruire un altro modello economico. E l'idea non era sbagliata, è stata sbagliata per il modo di praticarla, ma l'idea non era sbagliata, perché con lo Stato sociale, che è sembrato la grande conquista del dopoguerra, grande conquista che per l'Italia, è vero che ci sono stati dei vantaggi, prima di tutto un vantaggio per l'occupazione, lo Stato sociale ha dato tanta occupazione, anche tanta occupazione femminile per esempio, ma contemporaneamente è un colosso dai piedi d'argilla, perché sapete che adesso vogliono i nuovi toccare pensioni, e non è bastata la Fornero, e adesso c'è venuto questo qua che viene dal Partito Democratico della Sinistra, da questo Boeri, dice dobbiamo guardare, di vedere, di toccare, si incomincia così si finisce sempre con qualche fregatura, ma il
problema è che la verità vera è che lo Stato sociale sorge nel momento in cui c'è il grande sviluppo capitalistico del dopoguerra e quindi ci sono tanti soldi, insomma, ecco. E quindi un po' con le tasse vanno in quei vicoli lì. Quando questa, incominciano le crisi, ma le crisi sono incominciate negli anni 70, la prima grande crisi è la crisi petrolifera degli anni 70, quando si chiudono a un certo punto per via della guerra lì che c'è stata, insomma, fatto si è che il prezzo del petrolio è andato alle stelle e si è visto subito che con il prezzo del petrolio a quei volumi là non si poteva tirare avanti. Quindi che l'equilibrio in cui era sorto questo miracolo economico italiano, ma non solo italiano, di tutto l'Occidente, non teneva. E quindi le crisi sono incominciate lì, poi sono proseguite, finché non è arrivata questa crisi dove hanno avuto paura che stesse per crollare tutto a un certo punto, quando sono fallite alcune grandi banche. E per non farle fallire, gli americani hanno buttato dentro miliardi di miliardi, saccate di miliardi, 7 mila miliardi di dollari per il risanamento delle banche. Ecco. In Europa non è stato possibile fare la stessa cosa per garantire lo sviluppo e adesso questo Draghi sta cercando di fare qualche cosetta, ma insomma non è niente rispetto a quello che hanno fatto gli americani per garantire la tenuta del sistema bancario e per ridare soldi all'industria per lavorare. Quindi la situazione che noi ci troviamo adesso nasce da questo, nasce dal fatto che è fallito il tentativo di fare un altro sistema per i motivi che grosso modo abbiamo detto, ma per la verità dei fatti è fallito anche il modello socialdemocratico, perché quando tu devi fare come ha fatto Schröder, il primo a smantellare il sistema del welfare tedesco, che era buonissimo, ancora adesso è discreto, intendiamoci, rispetto all'italiano, ma è stato Schröder il primo a smantellare la socialdemocrazia, è ridotta a fare da reggicoda della Merkel. È vero, ha avuto una scissione profonda a sinistra, come era logico che fosse, la IG Metall si è divisa, una parte ha costituito, ha partecipato alla IG Metall, sarebbe la FIOM, come sapete benissimo, di tedesca, e una parte della IG Metall ha dato fiducia a questo partito che si chiama Linke, cioè sinistra, l'altra parte invece è stata con la socialdemocrazia, ma insomma la socialdemocrazia, vedete adesso Hollande, va al potere, non può mantenere, per quanto la Germania aiuti enormemente la Francia, perché ha bisogno della Francia come copertura, perché la Germania come forza dominante sarebbe troppo per tanti paesi d'Europa, e quindi si parla del direttorio franco-tedesco, ma in realtà sono i tedeschi che danno i soldi, perché la Francia è con l'acqua alla gola e non ce la fa a mantenere quello stato sociale, perché sta andando di sotto anche lei dal punto di vista industriale, dal punto di vista produttivo. Bene, in questa situazione quindi sebbene non venga riconosciuto, però la verità è che c'è un duplice fallimento, che è quindi quello del fallimento della sinistra. Ecco perché siamo nella condizione in cui siamo adesso in Italia. In Italia è la cosa ancora più paradossale, perché quando c'è stato la crisi di fine secolo e il PCI ha deciso di cambiare se stesso, c'è stata una profonda divisione nel Partito Comunista. Questo esisteva prima. I giornali borghesi già prima parlavano della destra comunista e della sinistra comunista. Io, che sono un vecchio dirigente del Partito Comunista, non ho mai detto destra comunista, ma insomma, grosso modo, ecco, possiamo dire che c'era una destra comunista, il cui vero capo però non era Mendola. Tanto per precisare, perché Amendola era un compagno filo sovietico profondissimamente. E Amendola aveva aderito al Partito Comunista dopo il congresso dell'Internazionale Socialista e Comunista,
che aveva stabilito la linea della lotta contro il socialfascismo, quindi figuratevi un po', cioè contro la socialdemocrazia, linea completamente sbagliata. Ma allora però questi giovani trentenni, allora erano trentenni, erano mentre era del 1910 come Paglietta del 12, quindi erano dei trentenni, c'era, di fronte a quello che faceva il fascismo, di fronte a chi in Italia era già nato da un pezzo, di fronte a quello che faceva il capitalismo, eccetera, l'idea che ci fosse un partito che combatteva contro gli opportunisti, eccetera, li aveva entusiasmati, e quindi clandestinamente, e allora che si avvicina al Partito Comunista. Parlare di Amendola come se fosse uno di questi, insomma, è un'offesa ai morti che non si possono difendere. Comunque esisteva, questa destra comunista esisteva e naturalmente ha vinto dentro il Partito Comunista, nel senso che alcuni dei suoi esponenti hanno avuto, come sapete, anche le massime magistrature della Repubblica, vero? Quindi vuol dire che proprio hanno vinto. Io non ero della sinistra comunista, tanto per dirvi le cose come stanno, e non ero della destra, c'è un'altra parte che si chiamava il centro, vero, che era quella radunata intorno prima a Longo e poi intorno a Berlinguer, eccetera, che naturalmente ha preso botte da tutte le parti, dalla destra e dalla sinistra, perché noi volevamo tenere unito il partito, un po' illusorio la faccenda, ma insomma volevamo tenere unito il partito, eccetera. Finché appunto non si è, non, i più giovani, diciamo, i più giovani dirigenti, non hanno deciso che non si poteva più andare avanti così, quindi bisognava cambiare, ma hanno desiderato cambiare con un sì o con un no, quindi non potevi che dire o sì o no. Però la verità è che il cambiamento lo volevamo tutti, anzi adesso hanno pubblicato un libro di Ingrao che i suoi eredi, diciamo, che riporta i discorsi di Ingrao tra il 1989, data del, insomma, dove inizia lo sciopero del PC, e il 1993, quando Ingrao è uscito prima di me, io sono uscito con la guerra, quindi nel 98. E in questi discorsi si dimostra proprio Ingrao e poveri noi, insomma, non erano solo idee di Ingrao, erano anche quelle di Paglietta, di Natta, mie e di altri compagni, e di tanti altri compagni. E noi proponevamo un'altra cosa, non eravamo quelli del no, cioè no per il nome, eccetera. Questa era un'altra fazione, quella che di Cossutta, diciamo, che era per la difesa a tutti i costi del nome, diciamo. Noi dicevamo no, il problema non è il nome, il problema è la politica. Il problema è che bisogna cambiare tutto dalle fondamenta, ma cambiare, non buttare via semplicemente, perché buttando via c'è un fatto gravissimo che succede. Quando tu a un certo punto, per dimostrarti all'altezza dei tempi, prendi tutto quello di prima e lo butti via, naturalmente te lo dimentichi quello di prima, quindi dimentichi non solo le cose buone, ma soprattutto dimentichi gli errori e li ripeti tra le quali. Per esempio il tatticismo qualche volta è stato un errore del Partito Comunista Italiano, nel senso di non badare tanto ai problemi da risolvere, quanto di badare, non so, alle alleanze da fare, eccetera. E questo si chiama tatticismo in gergo politico. E questo è stato ripetuto, purtroppo. Lo dico purtroppo, perché, come dicevo prima parlando con De Martino, delle volte sarebbe meglio dire che avevamo torto noi, che eravamo quelli io, ecco, non sono De Martino. Avevamo torto noi, diciamo, purtroppo non avevamo torto, perché per inseguire la moda, diceva Mitterrand, non c'è persona più stupida che quello che pensa di tagliare le proprie radici, le radici dell'albero. Tagliando le radici dell'albero, l'albero si secca, e infatti così succede. Cioè, la battaglia che si fece allora da parte di un certo gruppo molto consistente, che di qua arrivavamo a prendere il 40%, ma però tutto l'apparato era contro. E poi ci sono dei fenomeni di massa che succedono, perché a un certo punto
l'opinione da che parte si volge, dalla parte dove volgono i grandi mezzi di informazione di massa, dalla parte dove si pensa che ci sia una speranza. Allora la cosa che mi ha detto, finalmente andremo al governo così. Infatti si è andati al governo, ma per fare che cosa? Questo è il punto drammatico, vero? Per fare che cosa si va al governo? Ecco, quindi ecco un'altra forma del tatticismo deteriore, insomma. E poi andati al governo e comincia tutta la questione della governabilità, come con Craxi, la stessa storia, anche i socialisti, andiamo al governo, vanno al governo, poi diciamo, accidenti, Nenni diceva accidenti, qui nella stanza dei bottoni non ci sono i bottoni, disse poi non è. Che bottoni schiacciano qui in questa stanza dei bottoni? Perché i bottoni sono fuori. Adesso ci sono le elezioni in America, ma non è che l'America è paradossale. Adesso leggevo l'altro giorno che ci sono due fratelli del Kansas che un pezzo c'era sul Corriere della Sera, non lo sapevo questo, che dice che hanno 100 miliardi di dollari di patrimonio, quindi per tirare su un loro tizio leader del Partito Repubblicano a cui vogliono fare vincere, dice noi stanziamo 900 milioni di dollari, mettete a per fare 900 milioni di dollari a 20 dollari come voleva fare Obama. A 20 dollari per uno ci vuole milioni di persone per fare 900 milioni di dollari e quelli firmano un assegno, fanno, hanno 100 miliardi. E quindi sono tutti i candidati repubblicani sono alla corsa di questi due fratelli Koch che hanno tutti questi soldi, eccetera, grazie. E quindi i bottoni sono fuori. Ed è qui il punto drammatico della situazione. Capisco Landini. Il punto drammatico della situazione è che in questo mondo in cui voi vivete, che è un mondo in cui il capitalismo è senza alternative di Stato, ma anche senza alternative di speranza, è molto difficile mantenere in piedi un sindacato, non dico ancora un partito, mantenere in piedi un sindacato che non faccia come quei sindacati che esistono, i quali fanno una funzione, diciamo, di servizio quasi all'azienda e poi di servizio paracreativo, le vacanze, cioè dei bonus, quelle cose lì. È molto difficile mantenere in piedi un sindacato che voglia rivendicare una funzione diversa nel rapporto, diciamo, con la parte padronale. Ecco, è molto difficile. L'idea quindi di costruire questa coalizione sociale, la capisco, naturalmente è una cosa molto difficile, perché parlando prima con i compagni dicevo, ho visto la manifestazione, anzi ho partecipato, anche se non sono metallurgico, ma insomma, ho partecipato come membro della coalizione sociale, ho partecipato alla vostra bellissima manifestazione di Roma, ma degli altri parti della coalizione sociale purtroppo ce n'era pochissimi, ecco. Ma l'idea di irrobustire il sindacato, insomma di spezzare la solitudine della classe operaia, diciamo, di spezzare quindi la solitudine del sindacato attraverso, diciamo, un'alleanza più vasta, questa è un'idea in sé che mi pare giusta, però rimane aperto il problema. Come si costruisce una rappresentanza del lavoro? Perché Landini dice spesso, giustissimamente, non c'è più rappresentanza del lavoro. Quando io sono entrato nel Partito Comunista, non è che quello era un partito per gli operai, era un partito degli operai. Intendiamoci bene, persino tutti i dirigenti che sembravano dei grandi intellettuali, ecco quando parlavano, perché se voi sentivate Negarville, vostro dirigente torinese, vero, e a parte che sembrava un conte con quel nome che portava, un barone, non so, parlava come un libro stampato, diciamo, ecco. Tra l'altro, in galera si era appassionato di Dante, sapeva un sacco di Dante a memoria, insomma, quindi era come un professore, ecco, diciamo. Erano tutti di origine operaia, tutti di origine operaia, era un partito degli operai, con una diffidenza verso gli intellettuali che non vi dico,
e verso gli studenti, noi studenti, che quando io sono entrato nel partito la prima cosa che mi hanno chiesto durante la clandestinità, quanto costa il sale? Non lo sapevo. Quanto costa il pane? Non lo sapevo. Quanto costa il latte? Non sapevo neanche questo. Dicevo, ti accettiamo per pietà, diciamo. Ecco, perché poi questi intellettuali molti si erano svignati durante il fascismo. A parte appunto Gramsci e altri compagni dirigenti, molti compagni dirigenti del vecchio gruppo dirigente, Scocimato, Paglietti era un giovanissimo allora, eccetera. Però a ingrossare le file dei carcerati durante il fascismo erano gli operai, i braccianti, intendiamoci. E quindi questa diffidenza, diciamo, era una diffidenza giustificata, anche se pericolosa naturalmente, perché la classe operaia ha bisogno dei suoi intellettuali. Infatti Gramsci parlava degli intellettuali organici. Ed è stato confuso l'idea dell'intellettuale organico con quelli sovietici. No, quelli sovietici non erano organici, quelli erano organici a se stessi, alla loro carriera. L'idea di Gramsci dell'intellettuale organico è che il problema della classe operaia non si risolve soltanto con la rivendicazione sindacale, ma si risolve con un pensiero egemone, diceva lui. Cosa vuol dire un pensiero egemone? Un pensiero che è capace di parlare a tutti e di convincere e di spingere verso un altro modo dei rapporti tra gli uomini. Ma allora hai bisogno di una cultura, hai bisogno di cinema, hai bisogno di letteratura, hai bisogno di tante cose, insomma, ecco, che riguardano la mente dell'uomo, ecco, non soltanto i soldi, diciamo, ecco, che sicuramente sono fondamentali, ma non solo quello, ecco. E quindi questo problema della coalizione sociale è una bella scoperta, una giusta invenzione, ma naturalmente anche per Landini. Adesso l'associazione di cui io faccio parte, che ha partecipato al fondare, diciamo, in cui sono soltanto presidente onorario, cioè non conto niente, ma comunque fa una bella iniziativa che si chiama Coalizione Sociale e Alternativa Politica, dove verrà anche Landini, dove discuteremo proprio di questo problema. Perché la coalizione sociale non può che essere una coalizione sociale, non può trasformarsi in partito, sarebbe una roba ridicola. E infatti Landini respinge giustamente questa idea. Però quando si va alle elezioni, per chi si vota? È un bel problema. È un bel problema. E quindi prima o poi il problema della, chiamiamola così, coalizione politica nascerà. Naturalmente devono farlo quelli di voi che sono ancora in età, vero? Non può dipendere dai novantenni o dai settantenni, eccetera. Sebbene i settantenni rispetto ai novantenni sono dei ragazzi, ecco. Ma diciamo dipende da quelli più giovani, insomma, di costruire anche una coalizione politica. La cosa importante però che pone la FIOM, e in realtà viene posta, mi pare di capire, non soltanto da FIOM, ma anche da altre parti della CGIL, non dico da tutta la CGIL, è che bisogna risolvere un'anomalia italiana. L'anomalia italiana di questo dopoguerra è che non sono i partiti che sono nati dai sindacati, ma i sindacati che sono nati dai partiti, in un modo bizzarro. Quando c'è la liberazione dell'Italia, siccome i protagonisti sono stati i partigiani erano aderenti a un'idea politica, non a un sindacato, quindi i garibaldini si consideravano ed erano in grande misura comunisti. Longo, che era il capo dei garibaldini e il capo sostanziale della resistenza, era il vice segretario del Partito Comunista. Secchia, che era il commissario politico, diciamo, un po' alla sovietica, ecco. Ma comunque era un comunista, eccetera. E quindi si costituisce un movimento che si chiama comunista, il Partito Comunista, ma è un movimento di massa grande. Un'esplosione di iscritti, da un giorno all'altro
un milione e due, 2 milioni di iscritti, una sezione ogni campanile, è stato un grande lavoro, ma è stata anche un'esplosione di popolo contro i fascisti che ha vinto, i comunisti, la bandiera rossa sul Reichstag, no, eccetera, la Russia, l'Unione Sovietica, Stalingrado, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi è difficile da capire, ma eccetera, questo fu un grande modo. I sindacati si costituiscono, certo, quasi immediatamente, ma si riuniscono appunto gli esponenti delle varie correnti politiche per comporre il sindacato unitario della CGIL. L'esponente politico facente capo alla Democrazia Cristiana, che allora era Pastore, se non ricordo male, e poi c'era il socialista, poi c'era Di Vittorio, il socialista allora era Buozzi, e Di Vittorio in una casa di Roma fanno questo, rilanciano l'idea del sindacato come unione delle correnti politiche che emergevano, che in sostanza poi erano quelle che ereditavano le cose di prima del fascismo. Perché quando vediamo Torino più rossa di Milano, l'Emilia più rossa ovviamente del Veneto, il Veneto bianco, la Toscana rossa, era la stessa storia che c'era prima del fascismo, vero? Più o meno le zone rosse e le zone bianche coincidevano, poi naturalmente nelle prime elezioni i socialisti sono più numerosi, i voti socialisti dei comunisti, poi via piano invece le cose si spostano e i comunisti diventano il partito più grande, ma le zone rosse erano quelle, eccetera. E quindi i sindacati, ora che la parabola è terminata, i partiti sono collati per diversi motivi, ho detto del Partito Comunista e del Partito Socialista e della Democrazia Cristiana, ma è scomparso il Partito Repubblicano, il Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale, questi partiti che appunto i partiti costitutivi della Costituzione, quali altri partiti ci sono? Questo è un problema. E soprattutto su quali basi di ideali si costruiscono, è vero? E quindi questo è il grande problema che abbiamo adesso. Mentre la coalizione sociale raccoglie qualcosa che c'è, perché il sindacato c'è, l'affare di Don Ciotti c'è, l'AFCI c'è, ecco, le più piccole associazioni ci sono, e il partito politico su quali basi nasce? Questo è il punto drammatico che noi viviamo e dobbiamo capire che voi particolarmente che in sostanza si sta muovendo questo fatto che forse è il tempo che dal sindacato nasca il partito, non perché il sindacato si trasformi in partito, ma perché, come è successo nella fondazione, cioè noi siamo praticamente ritornati alla fine dell'Ottocento, anzi peggio della fine dell'Ottocento, perché ho detto allora c'era una speranza, adesso questa speranza va ricostruita completamente. I fermenti di questa speranza ci sono, badate, per esempio tutta questa storia dei beni comuni, anzi ci sono quelli che hanno inventato il bene comunismo, non lo capisco. Cioè i beni comuni, cioè l'acqua, l'aria, l'ambiente, questo è un bene comune che viene distrutto da noi uomini, vero? Dice, ma voi ecologisti, voi se vi salvate le balene non vi occupate degli uomini? No, se non salviamo le balene non salviamo manco gli uomini, questa è la verità a cui siamo arrivati, vero? Perché noi ci mangiamo i pesci cani credendo che sia tonno, è soltanto che adesso i pesci cani, noi diciamo il pesce cane come una cosa pericolosa, eccetera. I pesci cani, lo sapete, che sono diventati una specie protetta, perché stanno finendo anche i pesci cani, stiamo mangiando tutto, diciamo, ecco, miliardi e miliardi di uomini, si potrebbe dar da mangiare a tutti, ma bisognerebbe avere una ripartizione più equa, e qui si tocca dei problemi fondamentali che i vecchi partiti non hanno mai affrontato. Perché per tutti dietro, tutti i partiti, dietro l'idea dell'ottenimento
immediato. Tutti i partiti, ti faccio un esempio solo, tutti i partiti, a partire da quelli di sinistra, bisogna combattere l'evasione fiscale, ma sono come quell'uomo che gridava il lupo e non si accorge che insomma il lupo ce l'ha in casa. Combattere l'evasione fiscale vuol dire prima di tutto togliere di mezzo i paradisi fiscali. Perché l'evasione fiscale non è solo quella del pizzicagno, ma anche quella, diciamo, o dello gioielliere che denuncia meno degli operai. In Italia siamo arrivati a questo, che i commercianti denunciano meno degli operai. No, però l'evasione fiscale è la grande evasione fiscale, no? E come si fa questa grande evasione fiscale? Nei paradisi fiscali. Berlusca, che diciamo c'ha i soldi alle isole Cayman, ecco, per dire, che costituisce i fondi all'estero, poi li deposita all'estero, eccetera, o anche le grandi imprese, rette da cose. Abbiamo come capo della Commissione europea il primo ministro del Lussemburgo, che è specializzato, ha detto che è tutto legale, sì, legale nel senso che perché tutte le società sono quotate in Lussemburgo oppure sono quotate in Inghilterra, perché hanno fatto, si paga meno tasse, e questo viene considerato, è una forma di elusione fiscale nei posti di origine. La Fiat stessa ha piazzato la sua cosa là. E cosa gli dite a Marchionne? Ah, vieni, come vieni qua? Dice, io lo faccio per il vostro bene, perché così poi investo in Italia, tutte valle, ma comunque ha una spiegazione. Se voi non togliete, diciamo, la diversità fiscale tra i paesi e i paradisi fiscali, il Liechtenstein, Monaco, qual è Monaco, viene di soldi, la squadra del Monaco, metti, mette sotto la Juventus, io non sono un appassionato quindi non ho visto la partita, ma ho letto i giornali, sono all'antica, leggo i giornali, dice che questa Juventus si difendeva contro il Monaco. Come va il Monaco? È perché c'hanno un sacco di quattrini e si comprano i migliori giocatori, no? Come la Juventus. Quindi perché Monaco? Perché Monaco è uno di questi paradisi fiscali. Lussemburgo, la stessa Inghilterra è una specie di paradiso fiscale, perché Valentino Rossi oppure quell'altro, tutti bravissimi che onorano la patria, diciamo, con le loro vittorie sulla motocicletta, no? La Apple, ecco, è scandaloso, ha mutato negli Stati Uniti, certo, no? Hai capito? È così, quindi che se mai. Noi abbiamo fatto gli scioperi generali, per esempio, ai tempi dei tempi facevamo gli scioperi, abbiamo fatto tanti scioperi, abbiamo fatto anche gli scioperi generali, a un certo punto per la questione della casa, per la questione della scuola, mai uno sciopero generale per ricordare una cosa, non è che fosse facile farlo, intendiamo, per contro i paradisi fiscali, mai un movimento sindacale europeo contro i paradisi fiscali. Come si fa a fare la battaglia non solo in Italia ma anche negli altri paesi se tutti sono liberi, eccetera? Ecco, quindi diceva giustamente De Martino, persino nelle catene di montaggio si è spento lo spirito di solidarietà. Gli esempi che vengono dall'alto sono così, ma ci si è dimenticati che la corruzione politica che viene imputata ai politici è naturalmente colpa di quei corrotti, di quei politici corrotti che vanno puniti, ma ci si è dimenticati che la corruzione intanto c'è in quanto ci sono i corruttori. A chi conviene la corruzione politica? Non è che conviene al singolo politico ladro che naturalmente va punito, eccetera, eccetera, ma conviene al sistema, diciamo, che si deve giovare, perché quel signore vuole che vengano, quei signori americani vogliono che venga eletto il repubblicano e spendono 900 milioni di dollari. Mi faccio forte sempre di questo che ho letto recentemente, perché il suo programma è chiaro.
togliere i contratti, tutti i contratti collettivi. E quindi vuole un repubblicano che, come ha già fatto, e questo repubblicano l'ha già fatto essendo, come si chiama, presidente di uno stato, di Wisconsin, non so che cosa, ecco, e lì lui già ha proibito i contratti collettivi. Ma ricordiamoci sempre che io ho detto Gramsci primo, il quale ricorda che non è solo economico, ma che è economico, però è un fatto fondamentale. E ricordiamoci sempre che, come spiega Marx in Un passo del capitale, neanche la rivoluzione francese al tempo dei Giacobini, che tagliavano le teste dei veri, eccetera, eccetera, ha mai abolito una legge fatta dalla stessa rivoluzione francese che consentiva tutte le associazioni, meno le associazioni operaie. Perché le associazioni, con la parola della libertà, come dicono poco adesso, perché con la parola della libertà? Perché l'associazione operaia, discriminando tra gli operai e i non operai, sarebbe una limitazione della libertà di quelli che operai non sono, perché rivendicando gli operai i loro diritti, eccetera, eccetera, creano una cosa separata dagli altri e così via. La legge che proibiva le associazioni operaie fu fatta sotto la rivoluzione francese, che era una rivoluzione borghese appunto, mantenuta sotto il dominio, breve dominio dei Giacobini, vero? E rimasta in Francia, diciamo, fino al 1848, quando c'è stata la nuova rivoluzione, diciamo, borghese, ma più aperta, più democratica e non soltanto liberale. Quindi si è spento anche questo, quello che, insomma, c'è stata una cultura operaia, ecco. Particolarmente c'è stata nei centri fondativi del movimento socialista e comunista italiano come Torino, questa cultura operaia che molti di voi mi hanno conosciuto meglio di me, era una cultura che, diciamo la verità, anche si alimentava di qualche cascame delle culture, ma aveva dei suoi valori fondativi, fondamentali, la solidarietà è uno, aveva altri valori fondativi, noi siamo diversi dagli altri, noi siamo gli sfruttati, e questa nozione stessa si è perduta, questa stessa nozione. E non solo, poi nella cultura operaia c'era anche questo senso di orgoglio, noi siamo i creatori della ricchezza, noi siamo quelli che fabbricano le cose che servono per la vita, eccetera. Ora tutto questo si è attenuato per tanti motivi, anche per la rivoluzione che c'è stata nei metodi della produzione, quindi la rivoluzione informatica abolisce interi mestieri, e oltre ad abolire interi mestieri, pensiamo soltanto, io sono stato un giornalista molto a lungo, un giornalista di partito, ma un giornalista, con la rivoluzione informatica sono finiti i linotipisti, i compositori a mano, gli stereotipisti, quelli che facevano le lastre di piombo, e tra l'altro morivano anche poi intossicati, eccetera. Ecco, va bene, tutto questo è finito, e tanti altri mestieri sono finiti, tantissimi altri mestieri sono finiti. La rivoluzione informatica ha creato e ha determinato e poi la trasformazione dei metodi di produzione e l'aumento della produttività operaia ha determinato l'esplosione del terziario. Oggi isolare il problema della classe operaia sarebbe un errore gravissimo, anche da questo punto di vista la coalizione sociale accenna a qualche cosa di importante, perché gli operai, se non si coalizzano con anche tutte queste partite IVA che sono lavori mascherati, lavori dipendenti mascherati, no? Con tutti questi cococò, questi cocofò e tutta questa roba, è difficile che ne vengano fuori, insomma, ecco. Non solo, ma tanta parte di questo lavoro forzario è il lavoro di sfruttamento bestiale, dicevamo prima, nei centri lì, quelli di ascolto, come si dice, il call center, è
una situazione orrenda, diciamo, cioè ognuno isolato nel suo alfabeto lì a rispondere al telefono oppure a telefonare, o a rispondere o a telefonare, eccetera, per 4 soldi, e con la paura di perdere ancora il posto perché non ci sono contratti seri, eccetera. Ecco, questa coalizione sociale oggi, perché la classe operaia non sia isolata, bisogna estendere e quindi parlare appunto di lavoratori dipendenti diretti e indiretti, perché molte di queste partite IVA sono lavoratori dipendenti inventati purtroppo tra l'altro da un ministro del centro-sinistra, eccetera, che è la cosa che risale a Tiziano Treu, ovvero la dimensione di tutta questa roba. Ed è così che può rinascere una speranza, naturalmente, perché se si diffonde una cultura, la sconfitta è stata culturale, diciamo, parliamoci chiaro, la caduta della vecchia cultura bracciantile, spazzata via ormai da anni. Il movimento operaio, guardate che il movimento operaio torinese è una cosa, il movimento operaio per esempio lombardo era un movimento bracciantile lombardo, erano le zone rosse della Lombardia, sono le zone della bassa, la prevalenza bracciantile, ma gli operai erano bianchi, il comasco, il varesotto, la bergamasca, il bresciano. Io ho fatto anche il segretario del partito con una disperazione, perché appunto noi parlavamo degli operai e tanti di questi operai erano più bianchi delle lenzuola lavate, dico, per far diventare rosa quella brianza che rapidamente è ritornata bianchissima, rosa era, diciamo, la brianza era in parte e ancora un centro operaio di proporzioni inaudite, una delle zone più ricche, tra quelli del legno, quelli dei salami, quelli, poi dell'informatica, e poi qui la metallurgia, le piccole, tutta una fabbrica lì, accidenti, per arrivare ai tempi del Partito Comunista al 20%, mi ricordo, un grande successo, e poi dopo con Berlinguer eravamo arrivati anche a conquistare le municipalità, insomma, in quei posti lì. Va bene. Ecco, io scusate, ho parlato troppo e ve ne chiedo scusa. La cosa che volevo dire è che una nuova sinistra nascerà se si fa carico delle cose di cui si sono fatti carico i nostri bis nonni, cioè di rifondare completamente le idee, oltre che la pratica. Ecco. Tra questa rifondazione delle idee c'è anche il fatto che è normale in tutta l'Europa che dal movimento sindacale, dal movimento della difesa degli interessi immediati dei lavoratori, ma di un movimento sindacale che deve allargarsi, che non può limitarsi più soltanto alla fabbrica, anche perché tante fabbriche non ci sono più, è vero, da un movimento sindacale che tende ad allargarsi può nascere una cultura, il terreno, una nuova cultura, una cultura che innanzitutto stabilisca. C'è stato l'appello di un vecchio resistente francese che ha detto ai giovani: indignatevi, giustissimo, però il problema non è soltanto l'indignatevi, il problema è anche l'organizzatevi, questo è il problema. Indignatevi certamente della situazione in cui siete, ma organizzatevi per poter resistere. E i vecchi possono assolvere, ecco perché ho accettato questo invito come vecchio reperto, è vero, possono dire tutti i loro errori, mi pare di non averli nascosti, possono dire tutti i loro errori, ma trasmettere ai giovani il fatto che intanto loro stessi hanno mantenuto una qualche fedeltà alle proprie idee, in quanto che questa una certa passione morale c'era. Domandatevi perché Marx e Engels scrivono il manifesto dei comunisti, quei due giovanotti, perché hanno scoperto soltanto la legge della lotta di classe. No, non è solo questo. Certo, una bella scoperta, il mondo va avanti per la lotta di classe, giusto, è vero,
una scoperta di realtà, ma loro chiedono una società più giusta. Ora, la giustizia non è che esiste in natura, la giustizia è un'idea degli uomini, è un'idea morale. Come volete che gli uomini politici siano onesti se non sanno più chi sono e se non sanno più quello che vogliono e non sanno più per che cosa si devono combattere, eccetera? Ecco, quindi che una nuova sinistra nasce anche sulla base, sì, dell'indignazione dell'organizzazione, ma nasce anche da un sentimento che bisogna divulgare, che il mondo in cui viviamo non è accettabile. E non perché non ci siano tante cose buone, perché ci sono tante cose buone, soprattutto c'è la scoperta dell'individuo che non può essere cancellata, però c'è contemporaneamente una esasperazione di questa idea dell'individuo e un'esasperazione dell'idea della proprietà. Badate, questa è l'ultima cosa su cui concludo, che il tentativo di fare la terza via non è stata un'escogitazione, non so, di Imbrao, di Paietta, di Tortorella o di Natta o di quelli là della seconda nozione, oppure dei socialisti che hanno pensato così, Lombardi, eccetera. C'è scritto nella Costituzione italiana. La Costituzione italiana è l'unica Costituzione che stabilisce che la proprietà è una funzione sociale e che di conseguenza gli interessi privati non possono prevalere sugli interessi pubblici. Quindi l'indicazione di una terza via c'è già anche per la proprietà, non la soppressione di tutta la proprietà, ma certamente la funzione sociale della proprietà, eccetera. Quindi una strada esiste e naturalmente bisogna che ci sia qualcuno che se ne fa carico. E il fatto che esista ancora un sindacato come la FIOM, dove non si sono perse alcune delle tradizioni fondamentali, è un incoraggiamento non per voi ma per tutti quanti quelli che vi guardano da fuori. Grazie, scusate. Io ho parlato troppo. No. Comunque non ci hanno annoiato, in ogni caso non ci siamo annoiati. Se parlate io tanto così dormirebbe. No, ascoltate, siccome sono le 5 meno 10, penso che abbiamo almeno, credo, tre quarti d'ora di tempo. E alle 6 andiamo via con... Sì, anche 6 e quarto. Sì, se procediamo con delle domande, delle cose, insomma, approfittiamone fino in fondo, insomma. Senti. No, guarda che la sua generazione è una di quelle che si avvanta. A parte il fatto che ho letto quei libri Cino, indignatevi, potevi averlo scritto anche tu, perché non è partigiano, per francese. Quale, scusa? E quelli di Cino che citavi prima, indignatevi, per francese. Ah, sì, sì. Più o meno... Sì, è quasi coetaneo. Qui un po' è in edicola, tra l'altro, porta anche poco e vale molto. Perché vale molto, è un bel vale libro. Sì, conta 3 euro, 4 sì, euro. Sì, sì, sì. Sì, è un bel libro. Ma cosa pensi di un ministro, Poletti, soprattutto rivolto a lui della FIOM, che quando Landini gli ha tirato un po' la giacca, giustamente, la prima volta, ha detto, esasperato, un ministro, ma chi se ne frega di voi metalmeccanici? Tanto fra 5 anni non esisterete più. Questo per dire, prima di tutto, dovrebbe prendere i forconi per un membro così. Poi, secondariamente, soprattutto che non abbiamo più tanto tempo, perché noi per quella gente lì siamo degli animali in via di estinzione, come pesce cani. Noi non dobbiamo più esistere. Adesso per le tecnologie che hanno, ha ragione. La stessa Volkswagen, non so sapete, nel 2018 non avrà più il turnover, perché robotizzerà quasi tutto, quindi ci saranno degli ingegneri che stamperanno tutto così. Come il tempo non è più tanto. Soprattutto un'idea della FIOM, che non era solo della FIOM, però soprattutto della FIOM, che parte da tanti anni che sembrava banale, lavorare meno, lavorare tutti. Con le nuove tecnologie, così come stanno le cose, possiamo parlare di tutto e di più, ma lavoro per tutti non c'è, perché non è più come così una volta dove in negozio non lavoro, adesso c'è tutto per tutti, c'è ipertrofia produttiva, c'è tutto per tutti, ma lo producono in pochi. Certo. Certo, quindi per me forse la prima soluzione è diminuire gli orari, lavorare
avere, godere anche qualche passione in più, non sempre pensare solo per andare in fabbrica, farsi un culo così, per pochi attaccati a macchine che ricorre a destra e a sinistra perché devono girare 24 ore su 24. Veramente non ci stiamo più dentro. Forse ha ragione Poletti a dire che se va avanti così fra 5 anni chi se ne frega di Landini e dei metalmeccanici. Quindi dobbiamo fare in fretta. In che modo non lo so, però sicuramente con le cose banali non si va da nessuna parte. Bisogna essere un pochettino più aggressivi, secondo me. È vero. Grazie. È vero. Altro? Timidi. Essere timidi, insomma, gli argomenti trattati hanno una vastità tale. Presente. No, io sono Edi Lazzi della Fiorentina. Una vastità tale che insomma lasciano quasi senza fiato, senza parole, però dobbiamo provare. Io penso che insomma un'occasione come quella di confrontarsi con te sia una cosa unica che bisogna assolutamente. Anche perché tra un po' sono morto. No, speriamo il più tardi possibile comunque. Quindi sarebbe bello in qualche modo trovare delle risposte. Delle risposte probabilmente non ci sono. Cos'è che mi viene da dire? Mi ha stimolato il passaggio che facevi sulla stanza dei bottoni. La dico con una battuta, Tortorella, è che però bisogna trovarla, quella stanza dei bottoni. Magari non è lì in Parlamento, è da qualche altra parte. Però noi ci dobbiamo porre il problema di come individuare quel luogo dove le decisioni si prendono. Perché dico questo? Perché ci stanno massacrando da quella stanza dei bottoni. Cioè il mondo del lavoro è stato massacrato dalle leggi che sono state fatte in Parlamento. Poi non mi interessa oggi fare l'analisi chi le ha fatte, chi non le ha fatte, come dovevano essere fatte. Non. Il risultato è che tutto ciò che è stato costruito negli anni in cui le conquiste dei lavoratori sono state importanti, quelle degli anni 70 come apice, ma parte da molto prima, no? La storia comunque delle conquiste operaie, sono state rase al suolo. Allora porsi il problema, come dicevi tu, di come in qualche modo inventarsi un soggetto politico che possa in qualche modo essere cinghia di trasmissione al contrario. Prima la tua riflessione, se ho capito bene, è il partito ha creato il sindacato, adesso probabilmente è il sindacato che deve creare il partito. Mi sembra che sia un punto di riflessione profondo, anche se c'è timore di dire questa cosa, non so, sembra quasi che anche all'interno dello stesso sindacato, nel momento in cui si fa questa riflessione, sembra che stai bestemmiando in chiesa. La reazione che si è avuta sull'idea, secondo me, positiva di Landini, cioè la coalizione sociale, ha fatto un rumore incredibile, non solo con chi in qualche modo è contrario a Landini e agli operai, ma per una questione di classe, perché secondo me le classi sociali ci sono ancora. Il vero problema è che la classe operaia ha perso l'identità, no, di essere lei classe sociale, lo spiega bene Gallino, insomma, la lotta di classe contro la lotta di classe, perché invece le classi dominanti sanno perfettamente che le classi esistono e loro sono classi di per sé che combattono contro le classi sociali che stanno in questo momento al di sotto. Però per ritornare al punto, l'intuizione di Landini, dobbiamo davvero cercare di capire come poi trasformarla in qualche cosa di concreto, perché bisognerà trovarsi, bisognerà parlarsi, bisognerà capire qual è il modo di allargare quella coalizione sociale, però poi è necessario arrivare al punto di dire e adesso che cosa facciamo? Non ci trasformiamo in un partito, no, però alla fine in una democrazia occidentale porsi il problema di come arrivare in quella stanza non è inevitabile, cioè quei bottoni dobbiamo capire come schiacciarli, con tutte le contraddizioni e le difficoltà che si possono trovare, perché una volta che arrivi lì effettivamente, poi le cose non sono mai semplici, perché adesso di nuovo ragionando a voce alta e poi mi fermo, ma proprio come stimolo tra di noi, dovesse funzionare la coalizione sociale, speriamo, dovessimo arrivare alla fine a individuare un soggetto politico che raccoglie le domande che arrivano dalla coalizione sociale e quel soggetto politico arriva in quella stanza dei bottoni, poi lì bisognerà fare i conti con le mille contraddizioni che incontrerai in
quella stanza. Allora anche in qualche modo dotarsi di una visione del mondo, di una visione economica, la diceva De Martino, no? Di dire come funziona l'Europa, quali sono in qualche modo gli argomenti da andare a aggredire, diventa fondamentale. Penso che questo non lo stiamo facendo, però non so, non, ecco, quella mancanza culturale, quello studio, quell'approfondimento che dovremmo fare soprattutto a partire dai gruppi dirigenti, non c'è. Ora non voglio buttare la palla e la croce addosso alla CGIL, però un ragionamento così lo doveva fare la CGIL. È la CGIL che si deve porre il problema, se guardo in casa nostra, di dire come mettiamo insieme quei lavoratori, come iniziamo ad immaginare di come appunto andiamo ad agganciare le partite IVA, di come andiamo ad agganciare tutti quelli che sotto forma falsa di lavoro autonomo alla fine sono dipendenti, e come in qualche modo, no, ci dotiamo dei mezzi per discutere e parlare con loro, che non possono più essere quelli degli operai degli anni 70, cioè è cambiato davvero il mondo. Questo lo stiamo facendo, secondo me, lo stiamo facendo poco. Ecco perché ragionamenti come quelli che abbiamo provato a fare oggi possono essere utili. Certo, le risposte, insomma, sono proprio difficili da trovare. Anna, presenta. Sì, io sono della Fiamma di Alessandria. E la cosa che mi arrovella in questo periodo è cercare di capire quale può essere la molla che fa scattare una reazione, ma anche nel pezzo che rappresentiamo. Perché adesso il compagno diceva giustamente la CGIL si dovrebbe porre tutti gli altri. Quello che però a me preoccupa è che anche nella parte che noi rappresentiamo tradizionalmente, quindi nel pezzo metalmeccanico che c'è ancora nelle aziende, io faccio fatica a intravedere una reazione, una, non so come definirla, in questo periodo che si commemora il 70° della resistenza si parla spesso di coraggio, no? Di questi giovani che partigiani hanno rischiato la vita in nome di valori. Questa cosa qui non c'è proprio, ed è la cosa che mi preoccupa di più, perché poi io credo che è un lavoro, secondo me, a lungo termine, non lo vedo a breve, per cui penso, io non penso di vederlo nella mia vita, il risultato di un lavoro del genere, ma spero che quantomeno le future generazioni possano vederlo. Però una ricostruzione culturale, secondo me, non può che ripartire da quelli, prima di tutto, che hanno le condizioni materiali oggi e vivono sulla loro pelle, nelle loro condizioni materiali, lo sfruttamento e questa aggressione così frontale, ormai sfacciata, c'è un'arroganza ormai all'interno delle aziende che è pazzesca. E però manca questa cosa, questo elemento che secondo me è una leva complicata, perché come dicevi tu, le giovani generazioni non hanno più una serie di valori che potevano muovere determinate cose, ed è cambiato proprio anche il modo di concepire il lavoro. Cioè il lavoro non è più la tua realizzazione, la parte centrale della tua vita, è un pezzetto secondo me nelle giovani generazioni, poi c'è tutto il resto. Allora per esempio a me convince il discorso della coalizione sociale, proprio se riesce a coniugare questa cosa qui, anche i valori, come dicevi tu, la persona è fatta di tante cose, il lavoro rimane comunque l'elemento che consente dal punto di vista economico l'autonomia, quindi ti consente l'emancipazione, però c'è anche tutto il resto, e io credo che o si riesce a prendere anche su questo un pezzo che fa parte del progetto che si propone anche alle giovani generazioni, o difficilmente si riesce a partire con quel lavoro di ricostruzione. E poi la scuola. La scuola oggi, secondo me, non prepara per niente, ma dal punto di vista culturale proprio i ragazzi, le giovani generazioni, non gli insegna più nulla, c'è un azzeramento dal punto di vista della memoria, della storia, no? Oggi tu dovresti
avere una lettura dei secoli passati, proprio perché la tecnologia molto più approfondita, invece è esattamente il contrario, non ci si insegna più niente, cioè da questo punto di vista una superficialità pazzesca, e questo sicuramente non mette le basi per costruire e avere quella cosa della speranza di cambiare il mondo, che poi è la leva, io credo, del fatto che è possibile un'alternativa, è possibile un'altra società, un altro modo di vivere, ma proprio anche di vivere la propria vita. Fai il paio anche quello che dici tu, se non sai interrompere. Sì, tanto almeno andiamo un po' io in la discussione che fa il paio con come ricostruiamo i rapporti di forza, che è un altro elemento importante. Adesso non è che ci dobbiamo nascondere dietro il dito, siamo deboli, le persone hanno paura di esporsi, sono disilluse sotto certi punti di vista, i giovani ma anche i meno giovani, quindi insomma anche effettivamente trovare l'argomentazione in grimaldello che fa muovere le persone per ricostruire quel rapporto di forza, avere la massa critica per arrivare a quei cambiamenti è un altro tema che ne dobbiamo discutere un po' di più, perché lo bypassiamo quotidianamente. Perez. Ciao, innanzitutto ringraziarti per quello che ci hai regalato oggi, veramente un ringraziamento sentito. Volevo dirti, appunto, visto che tu sei presidente onorario, quindi dici tu per quel che vale, comunque come ambasciatore sicuramente vale, io penso che questa coesione sociale non mi vale di aspettarla presto, quando una cosa nasce e evidentemente nasce al momento che nasce. Però mi ha impressionato molto il tuo racconto e quando parlavi del pensiero di Gramsci, pensiero egemone, che voleva dire cultura, voleva dire conoscenza. Ecco, questa iniziativa come oggi io penso che va in quella direzione. Non ci sono molti giovani, però è la strada da seguire per quella coesione sociale, perché manca come avessimo dimenticato per generazioni di tramandare verso i giovani i valori che tu ci hai illustrato in maniera eccellente. A me è capitato di fare un'assemblea su 25 aprile, una nota azienda fornese di Protecnica, non so se tu, dove c'era quella famosa radio, nella soffitta. E per la prima volta quest'anno ho visto dei giovani eventuali che l'azienda ha permesso di introdurre dei giovani. E parlando del 25 aprile ho visto accendersi gli occhi di questi giovani, partecipavano alla discussione. Quindi c'è ancora un terreno su cui lavorare per poter fare progredire queste nostre idee che ancora, almeno gran parte di noi, permangono. Quello che mi chiedo, questa questione sociale, che come ben strutturata, anche se non ufficialmente, da tutte quelle associazioni che tu hai citato, io penso che tutti questi che abbiano questa idea devono fare di più di queste tipo di discussione. Devono essere presenti, e per quello ti ho ringraziato, perché la tua giovane età per me è stata una fatica enorme per te venire fino qui a dirci fisicamente, perché poi secondo me e dal punto di vista dello spirito spero che sia stato bene insieme a noi. Ecco, io penso che tu debba portare questa, dobbiamo, perché ormai la coesione sociale non è più una questione solo sindacale, ormai la coesione sociale deve invadere la società, dobbiamo cercare di penetrare negli stati sociali, perché non possiamo più, come dicevi tu, le fabbriche non esistono quasi più, qualcuno ci ricordava che la Volkswagen già ha previsto che nel 2000, parliamo di qualche anno in più, ha previsto che il numero dei metalmeccanici sarà ridotto quasi del 70% nel 2025, addirittura qualcuno parlava all'inizio degli anni 2000, magari quella percentuale sarà del 50%, ma tendenzialmente si arriverà lì. Quindi
questa coesione sociale non nasce solo per il uso e consumo del lavoratore dipendente per metalmeccanica. Deve essere usata da tutti i cittadini del mondo, perché qui, come vediamo, la dignità delle persone, basta guardare il canale Sicilia, cosa succede attorno a quella vicenda. Io penso che questa, la questione sociale serva veramente agli uomini di tutto il mondo, agli uomini di questo paese, per cercare di fargli capire che la dignità non è una merce di scambio, è un valore che ogni uomo porta con sé e mantenere. Cosa che vediamo persino nel mondo del lavoro, le nostre vicende lo dicono tutte. Abbiamo cercato di difendere un diritto, abbiamo cercato di difendere qualcosa che per l'uomo è essenziale, eppure abbiamo visto la cassa operaia spaccarsi. Abbiamo visto che la crisi cambia le persone, la crisi cambia i valori. Abbiamo visto parlare, si parlava di mondo sindacale, in termini di quasi vergogna di parlare che il mondo sindacale fosse ridotto. Basta guardare, noi siamo in difficoltà, abbiamo contro di noi, diciamo così, o vicino a noi, sindacalisti che firmano di tutto e di più, vanno dalle deroghe a peggio e a peggio, che persino noi a volte dobbiamo difficoltà se si vive un tavolo di trattativa, perché a volte ti vergogni persino di quello che ti propone. Quindi io penso che il mondo sindacale di per sé è esaurito la sua quasi spinta verso il mondo del lavoro. È chiaro, mi dicevi giustamente te, se tu l'esempio che mi dai, se il politico mi dà quell'esempio, sull'evasione fiscale tu parlare, i risultati non possono essere che quelli che ti dico. No, a me non me ne frega niente. Ecco, volevo dirti questo e grazie per sempre. A me non me ne frega niente. Ah, certo. Sì. Guarda, io mentre già quella mezz'oretta che abbiamo chiacchierato, mentre abbiamo così mangiato un boccone, e delle cose che tu oggi ci hai detto, ma tu in un'ora, in un'ora e un quarto, sei cioè, percorso 100 anni o più. Ho eseguito giovedì. Ah, no, no, ma no, ma era utile farlo, come si mi ha stupito la freschezza con cui l'hai fatta, no? Cioè, perché soprattutto l'hai fatto riportandoci a un tema che è da qualità, perché tu ci hai detto, guardate, noi dobbiamo, siamo ritornati alla fine dell'Ottocento e dobbiamo, e anche chi mi ha preceduto di fatto ha toccato un argomento che è fondamentale, quello dell'aspetto culturale della situazione. E siccome penso che sull'aspetto culturale che ha determinato una serie di situazioni che oggi noi stiamo vivendo anche soprattutto nel rapporto con i giovani è una responsabilità nostra, cioè nostra, io parlo della mia generazione, cioè io adesso, visto che c'era Vittorio, stiamo facendo una chiacchierata liberamente di così parlo di una cosa velocemente per farvi capire anche il mio stato d'animo da questo punto di vista, parlo di processi culturali nel rapporto con i giovani, perché l'ho vissuto, diciamo, a casa mia. È la prima volta che ne parlo, ma mi pare il contesto giusto per doverlo raccontare. Io 2 anni fa, una settimana o due prima delle elezioni, un figlio di 26 anni, cioè un uomo, non un ragazzino, io vivo in un appartamento abbastanza piccolo che quando uno dall'altra camera parla non puoi fare meno di origliare, solo lui era al telefono, io leggevo una domenica mattina, leggevo il giornale, come mi capita spesso, lui era dall'altra parte che parlava al telefono con un amico. E sono arrivati a parlare delle elezioni imminenti. Molto probabilmente ne deduco dalle risposte che mio figlio gli dava, questo gli chiede vai a votare, dice sì, vado perché dice è un diritto, una delle poche cose a cui non voglio rinunciare, poi molto probabilmente quell'altro gli ha chiesto cosa voterai, per chi voterai, lui dice ah guarda, dice qui non ho scelta, tanto poi arriva mio padre. Io credimi, ho smesso di leggere, anzi non ce l'ho più fatta a leggere il giornale, perché ho detto cavoli, ma mio figlio, pensando insomma di aver avuto un rapporto con lui che così negli anni gli avesse fatto maturare un convincimento, invece risponde all'altro, no? Mi dice, guarda, quando poi arriva mio padre e mi dice cosa devo dire, che per me è stato, cioè ho provato un fallimento da questo punto di vista, una sorta di una delusione, no? E allora da lì ho cominciato a dire, guarda che effettivamente se a tanti di noi
succede quello che succede a me nel rapporto con mio figlio, che poi, no, moltiplicandolo per un numero infinito molto probabilmente di situazioni come queste, spero di no, perché sennò, però mi pare di capire che invece le ore che ho fatto io le hanno fatte in tanti, oggi ci troviamo a pagare un prezzo piuttosto salato. Ho raccontato questo pezzo parlando del processo culturale perché effettivamente è intorno più alla coalizione sociale, cioè l'idea della coalizione sociale è un'idea che naturalmente rende necessario, come si dice oggi, farla partire perché appunto abbiamo bisogno di ricostruire un tessuto che non abbiamo più, che abbiamo perso, ma ha bisogno di tempi lunghissimi, perché non si può pensare che se io metto in piedi una coalizione sociale, ma più che altro parallelamente faccio partire anche un processo culturale, perché voglio, come si dice, riportare, ricostruire questa anche la questione fondamentale del dover socializzare alcune problematiche. L'esempio che faceva Vittorio con la tela di montaggio, che facevi tu col consenso, cioè il fatto che una collettività di fatto sia magari all'interno della stessa linea, all'interno della stessa stanza, però ognuno è isolato dall'altro, cioè una collettività dove l'individuo poi è isolato, che è da solo, ti fa capire la drammaticità della situazione che stiamo vivendo. Pertanto la questione della coalizione sociale è importante, dobbiamo, come si dice, tenere duro, pensando però che i risultati, molto probabilmente, parlo per me, magari non so se riuscirò a vederli, io sono 58 anni, fra pochi mesi, cosa è, non so, magari politico. Cioè, vediamo che ad esempio se si vuole demolire, come si dice, si vuole far saltare questo progetto della coalizione sociale, quello di dire Landini vuole fare un partito politico. Tu dici Landini vuole fare un partito politico e scatta subito un meccanismo. Ti dico questo perché per quella manifestazione che tu dici, che è stato un successo, da quel punto di vista, è stato un successo perché c'era tanta fiom, ma aveva il limite che c'era solo tanta fiom. E io non dovevo, meno così, i compagni e le compagne ci spiegavano dei territori, ma anche noi che abbiamo dato una mano a fare qualche altra assemblea, non c'era, non è partito un meccanismo di adesione immediato dalle fabbriche, dai giovani, specialmente quelli che sono in questi anni entrati alle fabbriche per poter partecipare. Perché appunto c'è questo dubbio. Siccome la politica fa schifo e oltretutto il rischio è che spesso e volentieri anche l'organizzazione sindacale sia considerata in un contesto generale come il partito politico, tu capisci che, no, le difficoltà che hai davanti per poter far decollare una discussione di questo genere, un processo culturale di questo genere, è abbastanza complicato. Allora, queste due sciocchezze che ho detto per dire che cosa appunto? Che molto probabilmente abbiamo bisogno di avere più momenti come questi, sperando che logicamente, oggi qui siamo tutti addetti ai lavori, però abbiamo bisogno di fare lo sforzo che c'è, cioè, da uscire da uno schema come abbiamo oggi in questa stanza, perché adesso onestamente chi più chi meno non è che abbiamo bisogno di convincerci, quelle persone che sono qui dentro, però se dobbiamo fare aggregazione, dobbiamo far partire un processo culturale, lo dobbiamo fare anche coinvolgendo quelli che sono all'esterno di questa stanza. Io mi ricordo e finisco che io non sono mai stato iscritto al PC, io ho un po' una storia di gruppettaro, insomma una storia un po' molto grave. Tutte le volte mi mette il dito nella piaga, no? Però ecco, io mi ricordo che ad esempio, ed era una delle discussioni che facevo quando ero ragazzino, il partito comunista che faceva come si dice cultura, aveva anche le scuole per costruire il gruppo di legge. Poi io, per, come si dice, nella polemica dicevo vi fate indottrinare, era una polemica così che si faceva con i compagni quando si discuteva, ma discuteva per piacere di discutere, però ti dico, no, aveva, adesso addirittura non solo non abbiamo più, diciamo, le scuole di indottrinamento, ma abbiamo perso il piacere fra di noi appunto di sedersi, fermarci un attimo per appunto per mettere in moto quel processo culturale che ci serve per aggregare, per fare capire ai giovani che il mondo non può, cioè uno non può pensare di vivere in un mondo e come questo che è diventato una giungla, pensando che solo con se stesso può, come si dice, trovare le risposte in una carriera, in un contesto generalizzato per tutta la sua vita. Cioè abbiamo bisogno di spiegare che lo stare insieme, sicuramente, come si diceva una volta, si è più forti, specialmente se ci dobbiamo misurare con una controparte che è il capitale, che è il padrone, insomma, tutte le cose che ci dicevamo prima. Con Andrea Diosti. Ciao Andrea, grazie. Ti ringrazio. Ci
so per la lezione per questo racconto, questo percorso storico di più di 100 anni. Riagganciavo una parola che ha detto Fausto, un processo culturale. Dicevo, all'interno di questo processo culturale, e qui mi rivolgo, diciamo, a te come giornalista, non è necessario anche magari per noi del sindacato che vogliamo, diciamo, agganciare, diciamo, nuovi soggetti, ripeto, i dovi, quelli che chiamiamo, quelli che non sono mai stati garantiti dal sindacato, i precari, le partite IVA, un po', diciamo, quei soggetti deboli in società. Non è necessaria anche un'evoluzione del linguaggio, nuove forme di comunicazione, una nuova strategia comunicativa. Quindi, ripeto, con la tua esperienza, diciamo, del direttore di giornale, se è necessaria e magari che indirizzo deve prendere. C'era Antonio che ci Antonio, mi raccomando. Sì, breve. No, io partirò dalla suggestione che mi ha dato quando ho cominciato a parlare, quando ci ha raccontato che oggi il capitalismo non ha più avversari. Ecco, io ho 38 anni, faccio il delegato in un'azienda che è prima di tutto dell'effettivo. E quando ho sentito questa frase, mi è venuto, mi è tornato in mente quando a 18 anni, mentre io organizzavo la libreria della scuola dell'istituto tecnico dove andavo, mi rubai e mi portai a casa il manifesto del Partito Comunista. E a 18 anni dissi, sto mondo qua non esiste più, cioè già il capitalismo non aveva più avversari. E ho continuato la mia riflessione, appunto, ritrovando oggi anche delle due parole, sul fatto che non ci fosse più una centralità rispetto a quella che è l'attenzione che deve essere sull'uomo. A me ha colpito molto il discorso che hai fatto sull'uomo economico, ma c'è di più, perché io, oltre che essere diventati uomini economici, io penso che in qualche modo non siamo più uomini sapiens, ma uomini tecnologici. C'è una sorta di abbandono a se stessi proprio nella formazione culturale, torniamo qui al problema della ricostruzione di quello che è il substrato culturale per riportare l'attenzione e quindi la centralità all'individuo, a quelli che sono i suoi bisogni non solo economici ma proprio di esistenza. E quindi c'è questo problema della ricostruzione di un'identità culturale degli uomini che ci porti poi ad avere una visione che non sia quella che ci bombardano tutti i giorni. E se non torniamo a questa centralità dell'uomo, a questa ricostruzione dell'egemonia culturale di cui parlava la prima Gaetano, noi rischiamo di, secondo me, e questo in parte già sta avvenendo, di un'aridità, un impoverimento culturale che poi ci porterà a perdere quello che è il senso stesso delle discussioni politiche che si tendono a fare. Noi oggi viviamo un mondo in cui quello che diciamo sembra assurdo, perché se tu parli con la gente, se io parlo con gli operai che tendo di rappresentare in fabbrica, i concetti di destra e di sinistra sono retaggi del passato. E se provi a spiegare che essere di sinistra vuol dire che nel mondo c'è chi ha più di quello che gli serve, infinitamente più di quello che gli serve, che essere di sinistra vuol dire che miri alla redistribuzione di quel surplus che ha quella persona per una vita migliore per tutti, ti guardano effettivamente in un modo strano, come se fossi un extraterrestre, e lì capisci davvero, siamo appunto partito, che il capitalismo non ha più avversari. Cioè c'è una sorta di, come dire, annichilimento di quelle che a suo punto sono le funzioni mentali, che tu sembri proprio un extraterrestre quando fai questi discorsi. Dici, non è così, Berlusconi se l'è guadagnato quello che ha, quindi è giusto che l'abbia. E secondo me è complicato, come dire, rimuovere questa ruggine dentro la dinamica che attualmente ci prospetta il periodo di crisi differenziale. E questa roba qui, tentativo di provare a fare questa roba qui, hai detto bene, dobbiamo provare a farlo noi. Da sindacato dobbiamo in qualche modo provare a tentare di ricostruire quello che è un'aggregazione politica sana.
facendo attenzione però a specificare bene qual è la, il percorso che vogliamo fare, perché sennò poi si cade nella trappola che ci tengono, perché ce la tengono, perché questi sono uomini vecchi, questi boschi che sanno fare bene il loro mestiere, di poi, come dire, rappresentarci come persone che vogliono arrivare a quel potere, a quella stanza dei fortuni per esclusive esigenze personali, per avere quel potere, per la poltrona, per la carriera. Quindi noi, dentro questa crisi, rischiamo seriamente di, come dire, vedere il mondo uscire da questa crisi a destra. Sensazionalismo, populismo, come dire, l'organizzazione della società fatta in un certo modo che abbiamo già conosciuto nella storia ma che sembra abbiamo dimenticato presto. Per tentare di far uscire bene questo tentativo, però io voglio aggiungere, e questo punto su cui voglio, come dire, chiudere il mio intervento e porre la centralità, secondo me, perché è quello che effettivamente ci serve. Non basta, come diceva prima Dacio, fare numerose di queste discussioni, scendere in profondità nell'analisi, vederci con i voti e discutere. Io penso che questo sia il momento, l'ho già detto un po' di tempo fa, lo ripeto oggi perché mi sembra opportuno, questo è il momento in cui è ineluttabile, è necessario, è fondamentale andare oltre queste riunioni e uscire da queste stanze. Noi dobbiamo andare in mezzo alla gente, consapevoli del fatto che andremo a prendere delle botte perché la gente è stanca, ha fame, è delusa e arrabbiata soprattutto. Andare fuori da queste stanze e provare a organizzare su elementi concreti, su fatti concreti, delle, come dire, iniziative che diano speranza a chi guarda questa coalizione sociale con, come dire, un po' di sospetto, ed essere finalmente di nuovo credibili, perché se non facciamo questo, se non riacquistiamo la credibilità che negli anni la classe politica ha dilapidato con delle cose, degli atteggiamenti sbagliati e brutti, e che non stiamo qui a rimandarci sopra, se non facciamo questo passaggio difficilmente riusciremo a tornare all'Homo sapiens, ma resteremo all'uomo economico e all'uomo tecnologico che ci fa sempre più soli. Sì. Ti ho stupito per la mia abilità. Cominciamo da lamentare. Io le chiedo, secondo lei, scusa. Vabbè, io ho certo rispetto con persone che hanno fatto la resistenza e tutto, quindi e lei è come rispetto, non più che altro come distanza, quindi così. Secondo te il fatto che in quel periodo lì ci fosse un ideale e quindi quel trasmettere un ideale che poi, diciamo, dove in Russia è stato applicato, poi è stato fallimentare in sé per sé, perché la Russia, no, così. Però in quella fase c'era un ideale molto forte, molto sentito, e che adesso qualcuno dice dottrina, però era un come dire, un trasmettere ad altre persone, che queste altre persone trasmettevano ad altri, in modo che diventava un comune sentire trasversale, che non fosse solo un comune sentire solo esclusivamente di una parte, no? Questa cosa che raggruppava tutti, da Di Vittorio alle aziende, le fabbriche e quant'altro, quanto invece attualmente, avendo questa mancanza di avere dei forti ideali che copre trasversalmente tutti quanti, e mancando anche un partito che poteva anche fare da dottrina, però poi alla fin fine trasmetteva degli ideali che attualmente non ci sono, perché adesso ciò che viene trasmesso dai media è il fatto dell'individualismo, no? Certo che diventa più complicato provare a fare un qualcosa che possa raggruppare
sono una mancanza anche di un qualcosa forte in cui ci si possa ispirare. La coalizione sociale è un qualcosa che voglia pensare trasversalmente e non solo e solamente singolarmente, però dal mio punto di vista manca quel, vogliamo dire, dottrinamento. Sì, non mi spavento assolutamente, anzi, forse manca proprio questo aspetto. Quindi ti chiedo, no? Il fatto di, almeno io penso che ha contato moltissimo in quel periodo lì avere forte ideale, attualmente il fatto di trovare delle forme che ci porti a un ideale o un qualcosa di comune sentire. Do la parola semplicemente perché vorrei fare una osservazione molto breve, forse ha a che fare un po' con le cose che ha detto prima Antonio, poi Mira. C'è un punto secondo me molto delicato che credo stia alla base dei nostri problemi, dico in termini sintetici. Cioè c'è un problema che tutta la nostra storia, se posso dire così, è avvenuta secondo uno schema, e cioè c'era un campo di battaglia definito. Uno sapeva dove schierarsi, poi alla fine adottavi strategie più o meno diverse, fatemi usare una terminologia più o meno sportiva, la palla la bisognava buttare un'altra porta, il campo di battaglia era quello, il terreno e il terreno della redistribuzione, ma si svolgeva dentro una logica, cioè quella dello Stato-Nazione. La crisi dello Stato-Nazione che determina, è la crisi dello Stato-Nazione che determina, secondo me, la crisi dei partiti, della rappresentanza. E se oggi c'è un problema rispetto alla scarsa credibilità che i lavoratori conferiscono ai pur rapporto di forza, e che anche se non ne hanno piena consapevolezza, loro sanno che la loro lotta di fronte alla crisi dello Stato-Nazione e di tutte le rappresentanze che stanno dentro il governo dello Stato-Nazione in qualche modo comporta il fatto che la tua lotta, pur essendo, come dire, importante, poi alla fine però non fa scaturire un risultato. Tutte le lotte che hanno consentito, l'hai descritto bene tu, rispetto alla crescita del movimento operaio e delle conquiste nelle sue varie accezioni, socialdemocratica, comunista, ma alla fine stavano dentro un campo limitato che era ben visibile, e c'era appunto lo Stato, le associazioni economiche. Oggi il tema credo sia quello di dov'è il potere, la stanza dei bottoni, l'ha detto qualcuno, mi pare Eddie, mi dicesse dov'è la stanza dei bottoni. Allora ho letto qualche cosa in questi ultimi mesi, in particolare mi sembra Zagrebeschi e Luciano Canfora, che fanno questa osservazione: la crisi dell'Occidente è drammatica ed è definitiva perché non c'è più lo Stato-Nazione, e dov'è quindi il potere? Dov'è il potere economico? Non è una questione che risolviamo in due minuti, è una questione secondo me gigantesca, davvero, davvero siamo affacciati al, diciamo così, verso il vuoto. Almeno io vedo il vuoto. Se ti affacci al vuoto è difficile avere, costruirsi una prospettiva. Lo dico così perché io ho una visione abbastanza, come si dice, lucidamente pessimistica della situazione. Questo non è, se facciamo queste cose vuol dire che non nessuno abita. Però mi sembra che il rovello sia davvero questo. Allora è davvero il problema, credo, tutte le forme di rappresentanza che stavano dentro quella logica. Il tema non riguarda, guardate, probabilmente, incominciamo a vederlo, ma forse non riguarda nemmeno più la nostra generazione, forse riguarda la generazione di Antonio. Ma i passaggi che dovremo vivere, che vivranno le future generazioni, credo che dentro questo contesto saranno terrificanti. Saranno... Allora, davvero, è solo un'osservazione, no? Allora penso che
che il punto delicato è non smarrire alcune cose di fondo, pur sapendo che lo scenario è quello, bisogna essere consapevoli che lo scenario è quello. E le cose che non si possono smarrire, secondo me, attengono ad alcuni dati di fondo. Cioè, Gramsci è stato Gramsci, ha sviluppato tutta una sua teorizzazione rispetto ai fenomeni sovrastrutturali, voglio dire, l'analisi sul Vaticano, il Mezzogiorno, il Risorgimento italiano, ma tutte cose che riguardavano, no? L'intellettuale, il rapporto fra intellettuali e masse, ma insomma ce ne sarebbe da dire. Però il punto delicato è proprio questo, nel senso che alla fine, diciamo così, i problemi riguardanti l'analisi strutturale, cioè l'alienazione e lo sfruttamento, che non ho più come riferimento un corpo sociale unitario a cui poter fare riferimento, e dentro una nuova situazione, quella della crisi dello Stato-Nazione, come si esercitano quelle analisi dentro quello scenario? Io trovo che questo sia il tema. È davvero un tema che ovviamente devi affrontarlo con la fatica quotidiana e anche con molta, molta, molta umiltà. Sì, l'ultima cosa e poi... Io faccio una considerazione e poi faccio una domanda che hanno già fatto altri. Cioè, noi abbiamo avuto delle fasi storiche, come raccontava Aldo, fasi di dittatura, cioè dalla dittatura alla democrazia, dittatura e democrazia, periodo stalinista, queste fasi qui. Oggi, come si può definire oggi? Non si può dire che c'è una dittatura. Non si può neanche dire che siamo in una situazione, non uso la parola regime, di democrazia piena, di democrazia reale. Forse si può dire che siamo in una fase di dittatura soft. Proviamo a prendere Marchionne Renzi. Io faccio sempre questo esempio, non so se è condiviso. Quindi noi siamo in una fase molto complicata, perché rischiamo che una parte della società, anche di soggetti, quelli con i quali noi ci rapportiamo, noi stessi, parte di noi stessi, rischia, in parte lo è già, rischia di essere inglobata dal modello dell'uomo solo al comando dell'impresa, dell'uomo solo al comando del partito e del governo fino al partito nazione. Infatti che stanno succedendo per la Fiat da Pomigliano ad oggi e con il governo Renzi da quando si è istituito ad oggi, rispetto a come gestisce la democrazia parlamentare, mi sembra chiaro che nel modello costituzionale, nella legge elettorale, la decisione presa in quella proposta legislativa, non entro nel merito, è una decisione che non vuole nessun punto di mediazione, anche basta guardare come si comporta con la cosiddetta sinistra PD al di là della sua coerenza e come si comporta con l'attività parlamentare, è così punto. Ma in fondo con l'ultimo atto di partecipazione agli utili e alla vita dell'impresa, che tutti acclamano positivamente, le cose che fa Marchionne, dalla segretaria della CISL a Poletti, che è giusta la partecipazione all'impresa, mentre in verità, come dice Landini, Marchionne fa un capolavoro, completa e chiude il cerchio, nel senso che lui propone un modello di distribuzione di un po' di soldi e chi vuoi che rifiuti i soldi, ponendo un modello dove viene cancellato il sindacato. Questo è il punto. Quindi noi abbiamo a che fare con un modello, come dire, che non è solo aziendale, che è generale, che a questo modello bisogna confrontarsi e scontrarsi, ma c'è la consapevolezza che noi abbiamo a che fare con un modello. Secondo me non c'è, quindi occorre agire, ragionare, discutere, fare iniziative per aprire le contraddizioni. Si può uscire da questa situazione, prendendo anche l'esempio delle esperienze passate,
senza fotocopiarlo, perché la situazione è molto diversa, basta vedere le trasformazioni industriali e cosa è successo nella classe operaia. Secondo me si può uscire, però non dall'alto. Non si può uscire se noi non apriamo una contraddizione su questo modello e dalle condizioni di lavoro. Cioè, voglio dire, parlando di Fiat, se a Melfi, se alla Bertone, se dove c'è sviluppo, dove c'è produzione, ma c'è sfruttamento, anche nel polo del lusso, non riapri una contraddizione sulle condizioni di lavoro. Bene tutto quello che facciamo come sindacato per tutelare, difenderci e organizzarsi, ma non è sufficiente, perché non riesci a rovesciare una situazione se non ricostruissi dei rapporti di forza. In fondo negli anni 70 è stato così. C'era un rapporto organizzazione-movimento, ma è dal luogo che è partito il progetto che ha invaso la FIOM e la CGL. Con il 69 la CGL non aveva bisogno di un progetto, il progetto era lì, ha solo dovuto assumerlo e provare a dirigerlo in un rapporto appunto organizzazione-movimento. Credo che oggi, in una fase storica diversa, abbiamo lo stesso problema. Tra l'altro c'è un elemento in più, c'è meno operai, più terziario, servizi, ma la condizione di lavoro non è così diversa come nel passato, è più lineare, è più simile in luoghi di lavoro diversi tra operai impiegati, tra produzione e informatica, eccetera eccetera. Se tu non ricostruisci qui un punto unificante di condivisione, di lotta, è difficile, come dire, ricostruire una nuova idea di confederalità. Cioè la coalizione sociale ci dà una grande spinta, però la coalizione sociale non è né la confederazione e né un partito. E se non è la confederazione, come diceva Eli, che assume questa linearità di condizione come elemento per provare a ricostruire una rappresentanza in base ai rapporti di forza, rischi che ti difendi qua e là, ma non cambia la situazione dal punto di vista di una, anche di aprire contraddizioni stesse dentro le politiche economiche e sociali del governo e dentro lo stesso capitalismo. Allora, oggi come voglio dire che il Partito Comunista, la CGL, durante la Resistenza e nel ripartire dopo la Resistenza, aveva, come dire, un rapporto con i soggetti sociali, con la classe operaia in particolare, per un'azione che era lì e ora, in quel momento, in quelle contraddizioni, in quel dato storico. Oggi la cosa non è più complessa, perché è diversa, non siamo di fronte al nazismo, però c'è da fare un lavoro che è più, come dire, più problematico, più lungo, più articolato. Però se non si assume, non si diciamo, quella che è il soggetto, quella che è la soggettività, non può nascere nessun partito di sinistra. Può esserci un partito di sinistra, ma sarebbe un partito che, come eletti, rappresenterebbe un partito che in verità non apre una contraddizione per rappresentare diciamo, i più deboli, e quindi dare una risposta e cercare una soluzione. Però la mia domanda è questa, Aldo, realmente c'è uno spazio per la sinistra? C'è una domanda per una sinistra, c'è anche uno spazio, ma può nascere una sinistra che sia un'alternativa di governo, o comunque che sia anche magari che abbia un'idea di sinistra di governo e anche di compromesso? Però un conto è fare dei compromessi attraverso partecipazione e democrazia, un altro è in politica compromettermi. E quindi il compromesso in politica, se non è sinonimo di partecipazione e democrazia, rischia di essere difesa di interessi che non risolve i problemi, diciamo,
di maggior sfruttamento, di povertà, di inclusione sociale, eccetera, eccetera. Noi sempre ci facciamo questa questione. C'è bisogno di un nuovo soggetto politico e quindi c'è bisogno di sinistra, ma su questo a sinistra non è tutto scontato, perché c'è chi pensa che la coalizione sociale, visto che una sinistra tanto non può nascere e se nasce prenderà pochi voti, 3,5%, 4%, 20 parlamentari, dove va? Da nessuna parte. Allora serve radicamento sociale e solo radicamento sociale, senza rappresentanza politica. Ma se c'è solo radicamento, opposizione sociale e non c'è rappresentanza politica, rischia che anche il radicamento, l'opposizione sociale, la coalizione sociale, che ben venga, l'aiutata, eccetera, eccetera, non vada lontano se non trova appunto una rappresentanza politica. Questo è il dubbio o la domanda forte che noi abbiamo in questa parte. Mi sembrano quattro, Mirko vuole fare una cosa veloce, poi vediamo, perché sennò facciamo perdere il treno. No, velocissimo, non mi avventuro in analisi perché credo non sia opportuno. Ogliaro della Fion di Alessandria. Mi ritrovo molto in quello che diceva Vittorio nel piccolo intervento che ha fatto, nella considerazione che ha fatto lui. Io vedo nella coalizione sociale un bisogno che la FIOM aveva. Perché dal mio punto di vista noi siamo stati la stampella di un'idea in questi ultimi anni che non c'è più, un'idea di rappresentanza nei luoghi di lavoro che è anche rappresentanza politica, ma che non può svolgere solo esclusivamente la FIOM in quanto sindacato. E noi credo che siamo ancora vivi nel momento in cui siamo stati in grado di rappresentare una speranza nei luoghi di lavoro che era una speranza sindacale, non politica, perché il sindacato deve rappresentare le condizioni di lavoro di una parte, o almeno noi in quanto FIOM credo di una parte del mondo del lavoro. La coalizione sociale credo che nasca da questa necessità, dalla necessità di avere un appoggio politico, perché non può continuare dal mio punto di vista all'infinito l'idea che la FIOM faccia da traino a tutto quello che non c'è, o a tutto quello che c'è ma che non è in grado di mettersi insieme. Da questo punto di vista la coalizione sociale io penso sia una necessità politica anche per la FIOM, perché credo che noi potremmo ricominciare a occuparci, forse anche in misura maggiore, delle condizioni reali dei luoghi di lavoro, più di quanto non stiamo facendo anche in quest'ultimo periodo, nel momento in cui ci fosse un appoggio politico, o meglio un riferimento politico che guardi politicamente alle condizioni di lavoro, non da un punto di vista sindacale. Dico questo perché vedo in quello che diceva Vittorio una cosa vera. Vera a tal punto che, mettendo insieme anche le cose che diceva Anna, mi porta a essere non pessimista di più in prospettiva. Non lo sono di natura. No, non lo sono di natura, però veramente manca una prospettiva, perché manca l'individuazione concreta di un nemico. Io la banalizzo in questi termini qua, che non vedo nient'altro che nel potere economico, nella globalizzazione, nella finanza estrema, nei gruppi di potere, nella famosa stanza di bottone che diceva Eli. Per cui un ragionamento molto di prospettiva, molto culturale, e ponendomi però anche una domanda: quanto sarei in grado io, come singola persona che fa parte di questa idea, di questi valori, di mettermi in gioco? Fino a che punto io sono in grado di mettermi in gioco, di spendermi fisicamente e intellettivamente per quella prospettiva? Perché, compagni, noi stiamo bene. La verità è questa. Noi stiamo bene. Noi non rinunciamo alle cose che abbiamo oggi. E pur di non rinunciare a quelle cose lì, facciamo di tutto per mantenere uno status che comunque ad oggi nella stragrande maggioranza del paese è ancora elevato. C'è una condizione di povertà che si sta diffondendo, ma non siamo un paese povero ancora.
non siamo dentro una guerra, non siamo dove e come i miei nonni o te hanno dovuto lottare per avere una libertà. Ce l'ho quella libertà, è messa a rischio, ma non ho quell'obiettivo di raggiungerla. Sono morti delle persone, no? Per raggiungere quella cosa lì. Quanto noi siamo in grado di mettere in campo anche di noi stessi per raggiungere quella finalità? Ecco, io vedo in questa la mancanza che paradossalmente mi verrebbe da dire, bisognerebbe cominciare a pensare di stare molto peggio per creare quelle condizioni dentro la società di raggiungere quello che poi è perso. Bisogna mantenersi quello che si ha, sì, ma è difficile farlo capire perché ad oggi c'è ancora. E dire a una persona guarda che tra un po' non ce l'avrai più è più difficile che dire guarda che tu non ce l'hai, perché se ne rende conto anche lui che non ce l'ha. Devi lottare insieme a me per conquistarlo, è più semplice. Dunque voi avete detto tante cose giustissime, quindi avete toccato molte questioni che erano fuori, diciamo, del mio mandato, ecco. Quindi adesso mi costringete, uscivo dal mandato. Avevo un mandato, diciamo, di uomo vecchio, diciamo, che ricordava di tante cose. Dunque, allora però non esco dal seminato, se diciamo adesso non posso rispondere, diciamo, intervenire su tutti gli argomenti che avete, e quindi vi assumo così, diciamo. La prima questione è questa. Ha detto una compagna che allora c'erano degli ideali, e adesso un compagno ha detto però voi nonni o bisnonni, insomma, avevate la miseria e non avevate la libertà, quindi dovevate raggiungere un po' di benessere e un po' di libertà. È vero questo. Dunque, gli ideali c'erano, perché a un certo punto, dunque, quando Mussolini ha proclamato l'impero, non tutti forse ricordano che noi siamo stati un impero, perché avevamo conquistato l'Abissinia, cioè l'Etiopia, con gas asfissianti, uno schifo, una vergogna, vero? Il Partito Comunista, tra l'altro, ha sempre nascosto per paura di essere tacciato di essere antinazionale, che noi combattemmo, i comunisti combattevano a fianco del Negus, come si diceva. Cioè, avevamo Barontini, cioè ci avevano i compagni di quella generazione. E il maresciallo Graziani vinse contro l'Etiopia, violando tutte le leggi internazionali che impedivano l'uso dei gas asfissianti, cioè uno schifo. Comunque diventammo un impero. Perché ricordo questo? Perché da questo impero poi si crollò sotto le bombe. Ora, quando sorse l'impero, l'opinione italiana era, non è che c'era la dittatura, la dittatura era condivisa. Noi abbiamo nascosto qualche volta la verità, all'origine, diciamo, ci fu una resistenza. Nuclei operai, soprattutto di nuclei operai, diciamo, ideologizzati, ecco, cioè che avevano una fede politica, ma ci furono anche fabbriche intere importantissime, insomma, che da un giorno all'altro, nel 21, quando è stato lì, nel 22, nel 24, nel 26, eccetera, passarono a fare il fascismo. Questo dobbiamo dirci, dobbiamo. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è conoscere, sapere. Gli ideali, perché non ci deprimiamo troppo, ecco, perché quegli ideali diventarono di massa sotto le bombe. Quando incominciarono a vedere gli italiani che si perdeva la guerra, che l'impero era una balla che andava in fumo, che non c'era da mangiare, che sparacchiavano in aria delle mitragliatrici, ma non pigliavano niente, perché quegli aerei volavano più in alto e scaricavano tutto quello che scaricavano su Milano, su Roma, e su tante altre città, per non dire della Germania, eccetera. E allora hanno capito che il fascismo era una cosa e sono stati animati da un moto di impulsa.
e non è vero che la resistenza è stata quella dei partigiani. È vero che la resistenza è stata un moto di popolo, veramente. Perché? Perché c'era paura, perché c'era la volontà di farla finita con la guerra, perché c'era il bisogno di essere liberati, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi, ora però, questa è una prima cosa che bisogna dire, quindi non dobbiamo deprimerci se quegli ideali non ci sono più. E molti nostri compagni, forse io stesso qualche volta ho sbagliato e sbagliamo, nel pensare che si possano ricostruire quelli antichi, se ne deve parlare naturalmente, è giusto parlarne, perché quelli sono morti. E uno dei motivi perché io sono rimasto nel Partito Comunista, diciamo adesso qui mi messo, perché voi che siete metallurgici non posso confidare, vero? Ma uno dei motivi sono stati i morti della Resistenza. E sono andato a Genova a sostituire dei compagni, uno era stato trucidato dai fascisti in mezzo alla strada, un altro era stato impiccato due volte, perché la prima volta si era rotta la corda, l'hanno impiccato la seconda volta, figlia, che era uno studente di Genova, due figli di famiglie, uno di famiglia operaia, un altro di famiglia borghese, eccetera. Quindi quando è venuto il 56, la posizione io la capivo che era sbagliata, quella del partito, quella. È vero che avevano impiccato i comunisti, ma non è che tu impicchi i comunisti senza un motivo. Il popolo lì aveva impiccato una quantità di compagni nostri, perché avevano sbagliato, perché erano regimi intollerabili, diciamo. Quindi me ne volevo andare e sono rimasto per i morti. Ecco. Quindi le fedeltà, insomma, ecco, è perché poi c'era da una parte o dall'altra, come giustamente dicevi tu, e quindi c'era il mondo diviso in due, se andavi via dal partito cascavi immediatamente dall'altra parte, insomma, come è successo al povero Giolitti e a tanti altri, insomma, poi Giolitti è ritornato con noi. E quindi gli ideali si costruiscono, diciamo, all'interno di una realtà data. Questa è la questione. I vecchi ideali non tengono, ecco, non tengono. E molte cose che sono state pure chiacchiere, parole che non parlano più nel cuore delle persone, delle cose. Cioè. Prima questione. Seconda questione, la funzione sindacale. Adesso non so se avete letto, Tronti è stato uno dei capi dell'operaismo italiano che criticava il Partito Comunista perché non era il partito vero degli operai, eccetera. Recentemente ha fatto, adesso Tronti è senatore di bravissimo compagno, carissima persona, un intellettuale di grande valore, lo premetto perché adesso no, ma per dire come va il mondo. Ha fatto un'intervista, perché la Repubblica intervista questi vecchi, diciamo, significativi, importanti, eccetera. E ha intervistato anche Tronti. E quella dice, ma tu allora non sei più operaista. E no, dice, ma io mi sono accorto nel corso della mia lunga vita che gli operai volevano soltanto un po' di soldi. Allora io gli ho detto a Tronti, dico, ma scusami, ma il Tronti è di famiglia operaia, tra l'altro, no? Scusami Tronti, ma che dovevano avere questi operai? Pensavi veramente che fossero come te, che perché Tronti chiamava gli operai i buoni selvaggi, cioè quelli che essendo come dei furbi, perché diciamo non avevano vincoli economici, eccetera, eccetera, avevano spezzato le catene, se l'avevano capito, dico, ma scusa, ma gli operai, che quando tu vai a casa che c'è poco da mettere in tavola, è logico che voi qualche cosa di più da mettere in tavola. Quindi gli ideali si costruiscono relativamente alla situazione data e la lotta si fa anche a partire, e così abbiamo fatto, a partire dalle questioni materiali anche, cioè come si fa a stare un po' meglio, appunto. Come si fa a stare un po' meglio. Dobbiamo sapere che le difficoltà sono, come giustamente ha detto De Martino,
sono difficoltà che derivano da cose anche più grandi di noi, cioè il fatto che è cambiata completamente la situazione. Io di questo non ho parlato, ma ha perfettamente ragione, giustissimo, è finito lo Stato-Nazione. Gli operai in realtà nel mondo non sono mai stati tanti come adesso, e in Italia e nei paesi di capitalismo maturo, sviluppato, che gli operai sono diminuiti, ma nel mondo non ci sono mai stati tanti operai, perché ovviamente la Cina è diventata la fabbrica del mondo, e una parte del Brasile è la fabbrica del mondo, perché lì si paga il lavoro un dollaro all'ora, 50 centesimi, 2 dollari, e la Cina adesso sta aumentando un po' i salari perché vende di meno, quindi cerca di aumentare il mercato interno, eccetera. Ma la condizione degli operai cinesi, ma qui non accetterebbe nessuno, insomma, fanno i grattacieli dormendo sopra il piano, diciamo, scendono per andare in qualche baracca, dormono lì e buonanotte su altrui. Nelle fabbriche muore, nelle miniere muoiono come le mosche, insomma, purtroppo, intendiamoci, poi stanno sforzandosi di migliorare anche lì, naturalmente, eccetera, però. Quindi ci sono tantissimi operai, il lavoro, la globalizzazione è globalizzazione del capitale finanziario, non è globalizzazione delle condizioni di lavoro dell'Occidente, insomma, è vero. Quindi la globalizzazione è servita per deprimere i salari dell'Occidente, insomma, ecco, è servita per abbassare. E quindi, perché quando tu vai dall'operaio ti guarda, se, come diceva giustamente il compagno, ti guarda come se tu dici il mondo nuovo, qual è sto mondo nuovo? Dove sta? Il mondo nuovo che c'era è fallito, non mi raccontate più delle balle. Allora cosa possiamo fare? Ecco, a proposito di coalizione sociale, eccetera, è bene fare la coalizione sociale, ma bisogna riempirla di contenuti, anche quella. Allora adesso vi chiedo perdono perché parlo di qualcosa che ho fatto io. Quando è finito il Partito Comunista, abbiamo cominciato a fare questa, io me ne sono uscito, abbiamo cominciato a fare questa associazione per la ricostruzione della sinistra, io avevo detto, siccome il sole dell'avvenire non lo possiamo più spacciare, perché cioè, noi ci abbiamo creduto, ma questo sole dell'avvenire non è più credibile, perché ci sono stati dei fallimenti storici, dobbiamo prima di tutto capire il perché dei fallimenti, e questo dovete continuare a capirlo anche voi. Voi tra l'altro avete una condizione privilegiata, questo lo dico in parentesi, perché vivete nella vita. Prendete uno come me, io ho dovuto vedere tutto nei libri, oltre che imparare dalle riunioni. Perché? Perché sono figlio di una famiglia borghese e ho fatto una vita soltanto di liberi e di funzionari di partito. Non vi dico queste riunioni che mi hanno offerto tutta la vita. Spesso oggi ho sentito delle cose interessanti perché partono dalla vita, dall'esistenza, dalle cose, dalle esperienze che voi avete, ma quante chiacchiere inutili. Ecco, voi avete una condizione privilegiata, dovete studiare la condizione privilegiata, se avete il vantaggio di essere nella vita vera, cioè siete a contatto con persone vere, con uomini e con donne, ecco, che fanno una vita vera, e studiarvi come se voi foste degli entomologi che studiano gli insetti, diciamo, come se fossero degli, come si chiamano, degli etologi che studiano i comportamenti, eccetera. Dovete voi stessi dirvi, come avete detto qua, ci guardano come se fossimo venuti da un altro pianeta, se ci mettiamo, allora non dobbiamo più dirvi che vogliamo fare un altro mondo, perché cosa gli possiamo dire? Questo è il problema che voi dovete, e dovete saperlo meglio voi di quello che posso sapere io. Io ho un'idea, ecco perché vi dico che parlo di quello che avevo proposto. Questa idea sfortunatamente è stata presa da Grillo, ma quindi dobbiamo studiare anche Grillo, perché io avevo detto non c'è più il socialismo del sole dell'avvenire, ci vuole il socialismo dei comportamenti, perché per quanto diciamo vecchio, antiquato, avevo capito che la crisi della politica incominciava a nascere, perché avevo capito, dunque noi siamo diventati grandissimi come partito,
che abbiamo soppressato i socialisti e diventati fino in partito del 34%, e ci chiamavamo comunisti, 34%, quindi chiamandoci comunisti era un'offesa. Perché? Perché eravamo il partito delle mani pulite. Abbiamo fatto tutte le campagne elettorali così, il partito. Una campagna elettorale dirigeva allora la propaganda del compagno Paglietta, vostro conterraneo, che è di un paese, la sua famiglia è di un paese piemontese. E allora questa campagna elettorale, contro i forchettoni, appendevamo delle enormi forchette ai fili del tram, che era il simbolo dei democristiani che rubavano, no? E noi invece eravamo il partito delle mani pulite, queste mani pulite poi a un certo punto non erano. Quando Berlinguer ha cominciato la questione morale, non è che parlava soltanto, parlava nuosa perché suocera intenda, o suocera perché nuora intenda, non so bene, parlava anche al partito. Adesso ci sono le carte che dicono di quello che lui diceva nelle riunioni interne di partito, diceva alcune nostre organizzazioni seguono metodi inaccettabili, ecco, che poi abbiamo visto greganti, non greganti, Milano, Avia, eccetera. Va bene. Quindi mi era venuto in mente di dire un'espressione buffa, il socialismo dei comportamenti, cioè che io forse, e questa è una cosa che la coalizione sociale può fare, insomma, ecco. Cioè non lasciare a grillo, e questa cosa è inutile dire populismo. Il populismo in che cosa è in sostanza, o quella che viene chiamata l'antipolitica? Il fatto di illudere la gente che ci siano soluzioni facili di problemi complicatissimi. Per esempio dire buttiamoli a mare, quello purtroppo è buttiamoli a mare, che buttiamo a mare. Oppure basta con gli immigrati, ho capito, ma basta gli immigrati, bisogna cercare di far finire le guerre, bisogna dargli delle condizioni, bisogna tener conto che ci sono delle guerre spaventose, tribali, adesso ci vogliamo intervenire, ma in Libia si stanno scontrando fazioni, cioè gli sciiti contro i copti, eccetera. L'Occidente ha scatenato l'inferno con le guerre dell'Iraq, quei matti lì, eccetera. Ma, ma non è che sono soltanto matti, perché in questo casino è vero il potere di chi ha le armi si rafforza. Ecco, gli Stati Uniti, che sono, gli Stati Uniti hanno detto che loro vogliono fare come i romani, e dice, ma i romani come che hanno comandato tanto tempo? Hanno comandato tanto tempo perché avevano gli eserciti che controllavano, e loro hanno gli eserciti che controllano tutto il mondo, hanno fatto le basi, la guerra lì in Serbia è servito a fare una base nei Balcani, la più grande base che c'è in Europa, adesso è nel Kosovo, vero? Di cui non si parla, e ci sono le basi in Georgia, per l'isolamento della Russia, non c'è più il comunismo, il mega comunismo, eccetera, la Russia, c'è la politica delle potenze. La Russia che ha quel retroterra immenso che è la Siberia, pieno di cose, eccetera, ed è pure piena di morti di fame e di miliardari, però è una grande, non poteva, sapevano gli americani che non poteva essere liquidata come una piccola potenza regionale. E infatti il nazionalismo panslavista è risorto, e Putin è l'incarnazione di questo nazionalismo panslavista e fa paura a tutti. E quindi il mondo è andato per, come voleva lui, diciamo, per conto suo, è andato per un'altra parte. Però questa globalizzazione fatta nell'interesse del capitale finanziario e il dominio del capitale finanziario, dobbiamo sapere che non è il dominio soltanto di pochi. Questi, io occupiamo Wall Street, avete visto questo movimento giovanile, ha avuto come parola d'ordine, noi siamo 99, voi siete l'1%, magari fosse così, è che quell'1% egemonizza, ha un pensiero che egemonizza, un pensiero, una pratica, non c'è la congiura del capitale,
Una volta abbiamo pubblicato su Critica Marxista il risultato di un'inchiesta fatta dall'Università di Zurigo, ma non l'Università di Lettere e Filosofia, il Politecnico di Zurigo, che ha una cattedra dei sistemi complessi. I sistemi complessi sono, il sistema planetario, oppure un sistema complesso del corpo umano. Allora, una sezione di questa cattedra, l'università, intanto per capirci, il Politecnico di Zurigo è quello di Einstein, eccetera, e tantissimi altri, quello che ha più premi Nobel di tutto il mondo. E benissimo, questa cattedra ha detto, vediamo com'è il sistema finanziario mondiale. E siccome c'è un sito internet che ha classificato non so quante centinaia di milioni di aziende del mondo, hanno scremato da tutte queste milioni di aziende le aziende più grandi e hanno incominciato a studiare la interconnessione tra queste aziende più grandi. Ne è venuto fuori uno schema che hanno anche cosa che si chiama farfalla, dove c'è un centro per fare la farfalla come la cravatta, no? E quei, come si chiama? Papillon, ecco, che vuol dire farfalla, appunto. E c'è un centro qui e poi due ali grandi. Questo centro che ha relazioni con tutto quanto è relativamente piccolo, ma per piccolo 3.000. Dentro queste 3.000, che innervano centinaia di migliaia delle dentro questo c'è un centro ancora più piccolo, eccetera. Però se voi pensate che cos'è questo sistema finanziario mondiale, non hanno bisogno di radunarsi per fare dei complotti, perché la pensano tutti alla stessa maniera. Quindi non c'è bisogno. Ecco, pensando tutti alla stessa maniera, qualche volta si fregano l'un l'altro, anche come è successo con la questione dei derivati, eccetera, eccetera. Però hanno queste interconnessioni e il problema che rende attuale, diciamo, le nostre domande iniziali, cioè le domande iniziali del movimento socialista, del movimento comunista, del movimento operaio, sono pienamente validi, perché con questo sistema interconnesso di persone che mirano unicamente al massimo profitto finanziario, loro hanno creato un sistema, ripeto, senza congiungere di capitale, quasi spontaneamente, insomma, ma una spontaneità che coinvolge centinaia di migliaia di quadri nel mondo che operano tutti con lo stesso fine, eccetera. Bene, hanno creato un sistema di interconnessione tali che, mirando soltanto al profitto e al profitto finanziario, ha creato una realtà del tutto sconosciuta nelle analisi delle sinistre. Quindi noi dobbiamo da un lato studiare la condizione reale delle persone e vedere che cosa gli può interessare, anche di micro rivendicazioni, per non disperarci, perché se vediamo soltanto, diciamo, appunto giustamente, giusto, questa cosa che ci domina, questo sistema finanziario che domina il mondo, per cui cosa volete che faccia? Dico, adesso, come diceva giustamente, se andiamo noi nella stanza dei bottoni, che facciamo? Il caso Tsipras, abbiamo avuto una discussione perché lì hanno voluto intitolare un articolo "Forse cambia il paradigma", io gli ho detto guardate che non cambia nessun paradigma qui, perché Tsipras quando sarà lì si trova strangolato da quelli che lo strangolano, perché i casi sono due, o esco o non esco, se esco è peggio che rimango e quindi devo cercare poi di barattare qualche cosa, eccetera. Quindi dobbiamo vedere con chiarezza che dunque gli ideali sono relativi ai problemi che ci sono, le rivendicazioni debbono essere relativi alla situazione data. Quali sono le cose che interessano alla situazione data? Nella situazione data non c'è dubbio che ti guardano come uno che viene dalla luna perché sanno, perché c'è la paura. Una volta tutte le nostre cose derivavano dal fatto che il lavoro era una necessità del capitale. Ora il lavoro lo vanno a trovare dove costa mezza lira, quindi il lavoro appunto sembra diventato un privilegio, e la gente che lavora lo sa, anche se non fanno tutti i discorsi complicati che magari faccio io, eccetera, ne sanno più di me,
E quindi perché ti guardano anche te della Fiom che vai a dirgli di prendere un po' di vita, cioè non vai in vita, vai a portare un po' di soldi a casa? Ecco perché ho citato Tronti, che si è meravigliato che gli operai che lui adorava tanto poi volevano soltanto un po' di soldi e quindi non faccio più l'operaista, è cosa defetti. Diciamo, ecco, bisogna ricordarsi che i bisogni immediati sono fondamentali e che i bisogni immediati in questa realtà di crisi corrispondono anche al fatto che la gente che c'è un lavoro se vuole tenere a tutti i costi e che ha paura di muoversi, ha paura. E allora bisogna cercare, ecco perché lo potete far voi, non posso far io che non sono più nel mondo, diciamo così, non sono più, perché sto per andare certamente nel paradiso dei comunisti, naturalmente. Ma perché insomma non ho la pratica che avete voi nel contatto con le persone, dovete studiare che cosa gli interessa, che cosa interessa loro, non quello che noi gli vogliamo dire, che cosa vogliono loro, che cosa possiamo fare noi per loro. Questo, noi per loro un tempo abbiamo fatto delle cose, alcune delle cose che abbiamo fatto erano anche illusorie. Questo è, siccome ho detto che i vecchi devono parlare dei loro errori, quando ho detto che il sistema delle pensioni è rovato all'80% negli ultimi 5 anni, dobbiamo ricordare, da me, io ero nella segreteria del Partito Comunista, venne una carissima compagna che era quella detta alle pensioni, che non c'è più, una compagna scomparsa, era la responsabile di queste questioni, e dice, dottorella, e io mi pento della risposta, perché mi disse, lo Stato fallisce. E io dico, scusa, non hai fatto tu, dice, non potevamo fare diverso. C'era una gara di demagogia tra noi e la Democrazia Cristiana, per prendere i voti, la Democrazia Cristiana. Noi chiedevamo una cosa, la Democrazia Cristiana accettava e magari dava di più, come quando hanno dato la pensione alle ragazze, alle professoresse che avevano già 35 anni, 30 anni, 32, mettevano insieme l'università, i figli, eccetera, e facevano e paghiamo ancora le signore che hanno 90 anni e da 60 anni che sono in pensione. Pigliano soltanto, dice soltanto 1.000 euro, ma pigliano 1.000 euro, per dire come sono andate le cose. Quindi anche la mia pensione a 19 anni, 6 mesi. Allora bisogna che noi, quindi non ci dobbiamo disperare, dobbiamo vedere quali sono gli ideali corrispettivi alla situazione attuale. Tu mi dirai che è un po' complicato, perché effettivamente quali sono, io non sono capace di dirlo. Però per esempio questa faccenda che la coalizione sociale si dovrebbe battere per un costume politico più corretto, non dovrebbe essere lasciato a Grillo. Ecco la coalizione sociale. I partiti non possono più fare questo. Non possono più fare. E anzi dicono, e vedete che nonostante tutti i casini, eccetera, Grillo mantiene il 20%, nonostante che espella la gente, mandi via, faccia delle porcherie più ignobili, dica delle stastronerie che non stanno insieme. Perché? Perché ha indovinato questo unico problema, cioè ha visto che la questione morale, diciamo, adesso lasciamo stare quello che proponevo io, posta da Berlinguer, doveva avere una traduzione pratica, che non poteva essere semplicemente, non so, la riforma di che cosa, la legge contro le cose, ma intanto nella vita vera. Quindi ecco un problema che la coalizione sociale, di cui si potrebbe far carico. Perché se la coalizione sociale pone come questione, per esempio, il risanamento della politica, ma non il risanamento semplicemente per fare una legge, per fare una cosa, ma il risanamento della vita politica, degli attori politici, dei deputati, dei senatori, dei consiglieri regionali, dei consiglieri provinciali, eccetera, eccetera, questo può dare spunto per passare dalla coalizione sociale a un'alternativa politica. Non saranno le stesse persone, ma insomma forse ci si può recuperare un pezzo di Grillo. Adesso perdonatemi se accenno a per farmi capire. E poi l'altra questione che è stata posta, il linguaggio.
Ora io ho parlato più un linguaggio perché so che voi siete colti, vi occupate di politica, eccetera, quindi ho aggiunto qualche elemento alle vostre cose, quello che già conoscevate, probabilmente molte delle cose che ho detto. Se vado a parlare anche con gli studenti universitari di lettere e filosofia, oggi devo sapere che a parte una piccolissima elite, perché c'è questa divaricazione, c'è una piccolissima elite di super colti, ragazzi anche giovani, è una massa di asini tremenda. No, devo dire la verità, cioè i professori di storia, i miei amici delle università che fanno gli esami e che pongono questa domanda, con chi era alleata gli Stati Uniti d'America durante la Seconda Guerra Mondiale, risposta nel 60% la Germania. Hai capito? All'università, risposta alla Germania, perché siccome vedono che la Germania e gli Stati Uniti sono tappe ciccia, pensano che sia sempre andata così, perché non sanno più niente della guerra, della cosa. Voi sapete tutto, quindi ho potuto fare tutti questi riferimenti, ma quelli non sanno, cioè la nuova generazione, perché ha detto bene la compagna, che ha detto la scuola non insegna più un tubo, perché e qui siamo vittime delle nostre stesse macchinazioni, come io ho sempre detto a D'Alema, ma tu sei vittima delle tue macchinazioni, adesso Corvino e tutte le altre, eccetera. Te la sei voluta, te la sei cercata, e noi ce la siamo cercata, perché nel 68 con questa questione che la scuola non era nozionistica, abbiamo detto delle stupidaggini, nella scuola bisogna anche sapere delle nozioni, bisogna imparare le poesie a memoria perché sviluppa la cosa, e ce ne abbiamo, insomma, diciamo, noi abbiamo, non eravamo di quell'idea, ma abbiamo un po' disceso, ecco, perché era giusto porre la lotta con, ecco, quindi adeguare gli ideali al momento presente, seguire i bisogni immediati secondo quello che sono, cioè se la gente ha paura, bisogna partire dalla paura, se la gente tiene al posto di lavoro a qualsiasi costo, bisogna partire da quello. Non sto mica rimproverando la FIOM che ha avuto un 40% di eroi in quel famoso referendum, perché era l'inizio, bisognava condurre una battaglia di principio, è stata condotta, è stata una cosa giusta, eccetera. Ma ovviamente era facile per Mascalzone avere la vittoria, perché dicevo o mangi questa minestra o salti dalla finestra, quelli che non... Ed io mi sono stupito che ci fosse, cos'è, il 42%, il 47% di eroi, cioè di, avete una classe operaria meravigliosa, voi insomma, dovete, non demonizzando gli altri, perché quegli altri hanno detto, ragazzi, io ho famiglia, ho figlio, e si sono adeguati. Quindi partire dai bisogni immediati per quello che sono adesso, perché il fatto che adesso non c'è più la miseria, che io voglio conservare qualche cosa, magari anche a scapito di quell'altro, eccetera, se questo è un bisogno di massa, devo partire dal bisogno di massa, dal bisogno degli individui, non rinunciando. Qui l'errore che hanno fatto i compagni che io conosco, anche vecchi come me, eccetera, è stato quello di dire, siccome tutto il vecchio non c'è più, allora buttiamo via tutto. Vabbè, butti via tutto, non ti rimane più niente, rimane uno, insomma, appunto, poi finisci che vengono fuori i giovani democristiani che difendono anche il partito, e non ti puoi lamentare. Come fai a lamentarti? Per fare una politica da democristiani sono meglio i democristiani, no? Non sa mica meglio uno che è venuto su dal Partito Comunista per fare la politica dei democristiani, quindi e noi ce la possiamo prendere con Renzi. Tra l'altro Renzi è quello che è entrato nel Partito Socialista Europeo, quelli lì non ci entravano per timore di poter essere criticati, che erano troppo di sinistra, e quindi il democristiano è entrato nel Partito Socialista Europeo, che è un Partito Socialista Europeo che è di destra, e quindi ci potevano entrare anche loro, ma avevano persino paura che fosse troppo di sinistra, insomma, queste sono le macchinazioni che dominano le persone, ecco, che rovinano i partiti, che rovinano le cose, eccetera. Quindi vedere bene che innovare i linguaggi. Innovare i linguaggi, no? Non si può parlare lo stesso oggi, bisogna parlare. Non vedete la gesticolazione dei giovani, per esempio?
la gesticolazione dei giovani è mutuata da quelli della televisione. Un giovane, una volta ho sentito che diceva in una riunione, un giovane, perché faccio delle riunioni anche con dei giovani, e uno di questi diceva, beh, ma in fondo dobbiamo dirci la verità, l'unica che ha fatto qualcosa per noi è Maria di Filippi. Io non sapevo neanche chi era, non sapevo neanche chi era, sono stato documentato. E ho visto che fa una trasmissione tutta fatta di ragazzi che dicono delle scempiaggini senza nome, eccetera. Ma quelli sono, non è che possiamo volere di andare di parlare con i giovani e non sapere che sono quei là, che hanno quei miti, quei punti di riferimento, quelle cose che per loro questa Maria De Filippi è una cosa straordinaria, perché promuove tanti, non so, ballerini, cantanti, non so che cosa, attori, eccetera, cose di questo genere qui. Allora, insomma, se qualcosa di buono che facevamo nel passato c'era, che era quello di riferirci alle situazioni concrete. Naturalmente la cosa negativa era che poi un po' ci adeguavamo, ci accontentavamo troppo e non vedevamo criticamente anche quello che stavamo facendo. L'ho citato il caso delle pensioni, non vi ho detto la mia compagna, la mia risposta a quella compagna che ha detto lo Stato fallisce, e io gli ho risposto un po' scherzosamente, non so che farci, perché ormai l'affittata è fatta, la legge è passata, e quindi, però insomma, certamente certe cose che abbiamo fatto erano anche erronee, a parte il fatto che naturalmente lo Stato sociale in sé diventa insostenibile anche senza l'80% quando viene la congiuntura bassa e quando viene la crisi, e quindi noi stessi non dovevamo attaccarci allo Stato sociale come se fosse la conquista di tutte le conquiste, dovevamo riflettere, ragionare di più, eccetera. E quando ci fu quella discussione per il cambiamento del partito, alcuni di noi, tanti di noi, a cominciare da un compagno, che bravo, adesso ha 100 anni in Grau, da Grau, ma anche in Alta, anche gli altri compagni, chiedevano rinnovamento dei contenuti, perché è questo che conta. La stessa coalizione sociale, se si limita a dir di se stessa che è buona, io sono d'accordissimo, come avete sentito, non per finta, non perché siamo la FIOM, non perché voglio bene ad Antino, eccetera, ma perché è vero, si è inventato una cosa che in qualche modo può essere utile, però dovete riempirla voi di contenuti. Questo è il punto fondamentale, perché riempiendola di contenuti si svilupperà in quanto coalizione e diventerà una qualcosa che influenza un movimento di alternativa al di fuori delle stupidaggini, tutti questi piccoli gruppi che hanno cercato di mettersi insieme. Guardate che io sono uno di quelli che ha favorito queste faccende, ha cercato sempre di favorire che tutti questi comunisti, ex comunisti, verdi, eccetera, eccetera, cercassero di mettersi insieme. Ma quando ti metti insieme senza un collante ideale, senza un collante ideale e un collante pratico, è come la maionese impazzita, che non serve più a nessuno, fa schifo, non sono più né uova né maionese, insomma. E quindi è una roba... Anche voler importare Tsipras in Italia, ma Tsipras è Tsipras perché quelli lì erano i comunisti greci dell'interno, gruppo a cui apparteneva Tsipras, si chiamava i comunisti greci dell'interno perché quegli altri che si chiamavano Partito Comunista Ellenico, KKE, erano in realtà i fedeli all'Unione Sovietica. E loro non solo fedeli all'Unione Sovietica, ma che erano stati nell'Unione Sovietica anche quando c'era la dittatura dei colonnelli, mentre questi qui dell'interno erano rimasti lì e erano andati in galera, eccetera. Quindi i comunisti greci dell'interno, che poi a un certo punto hanno rinunciato anche al loro nome e hanno costituito la FIMO Sinaspismos, si chiamava, che Sinaspismos vuol dire coalizione, appunto, ecco da dove deriva la parola coalizione. E la coalizione, e la prima coalizione, diciamo, si chiamava coalizione dei progressisti e degli ecologisti. Questa coalizione non arrivava molto, arrivava, non so, al 4%, 3,5%, eccetera, mentre il KKE arrivava al 10%. Allora,
nelle elezioni del 2012, invece improvvisamente questo Sinaspis Moss, che intanto era diventato non più coalizione delle sinistre e degli ecologisti eccetera, ma è diventato coalizione delle sinistre radicali, ha preso il 20%, 22%, come Grillo qua, e quegli altri, i comunisti greci, hanno preso il 4%. Allora i comunisti greci hanno detto: il popolo deve correggere il suo errore. E no, e come adesso questi qui dicono che il popolo deve correggere il suo errore di Grillo, no, bisogna conquistarli quelli lì. Questo è il punto. Non basta dire siete dei populisti, certo che loro sostengono delle tesi che non solo sono inaccettabili ma pericolose per la democrazia. Però su qualcosa ci hanno preso, se no perché la gente gli andava dietro? Bisogna anche. E gli va dietro non perché gli danno qualche cosa, non gli danno un filo secco di niente, però hanno cercato di comporre una forza che ha una certa, a chiacchiere, ma perché poi le cose vedrete che forse andranno diversamente, ma comunque ha una sua vigoria morale. Non ha altro, perché dicono ridurre i salari, noi siamo gli unici che hanno le mani pulite, bisogna farla finita. Naturalmente non se la prendono con Marchionne, perché poi Marchionne è disponibile, se la prendono con gli altri partiti e basta, un po' come faceva Pannella ai suoi tempi, ma hanno colto un elemento. Allora, la coalizione sociale che ha le mani libere, questa è la cosa importante, può portare avanti dei contenuti innovatori che riguardino sia il sindacato, perché anche il sindacato, parliamoci chiaro, ha dei rischi di rappresentanza, rischi di burocratizzazione, non voi naturalmente, che avete avuto la pazienza di star qui fino a quest'ora, quindi vuol dire che siete dei santi. Grazie. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io voglio, ma partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio, ma partigiano,